sera al nostro nuovo cameraman, quindi tu sei Federico. Un caloroso saluto, ben ritrovati. Siamo credo di capire, nei pieni giorni della merla e quindi siamo belli coperti perché purtroppo più che altro quando si esce da questo studio, perché si esce caldi e poi fuori ti arriva la mazzata finché hai vent'anni non te ne accorgi. Allora un caloroso saluto a tutti i telespettatori, ben ritrovati. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno prenotato nella trasmissione eh, straordinaria dove c'è stata quella conferma di quel Brindisi, ma non solo, dove io ho preso un abbaglio laddove stavo discutendo sugli strafalcioni, ma anche per via della, della lista che mi portava due Vasarelli, allora per induzione dico Vasarelli, eh, eh, per fortuna ho commesso un errore, diciamo, si è pur recuperato per tempo perché è stato prenotato anche quel bellissimo quadro di Perilli, evidentemente la persona che ha interloquito con quel quadro ha capito il mio slancio di entusiasmo nel valutare un artista italiano, un artista possente, bello, importante, quanto il quadro che avevo accanto, che era uno dei meno importanti di Vasarelli, tanto per intenderci, no? Quindi per non peccare sempre in quello che è... In quella che è la mania di esterofilia, eccetera, eccetera, e di conseguenza sembra che valgano sempre gli artisti stranieri, molto più di quelli italiani, quando invece questa sera abbiamo un titano, abbiamo un gigante. Abbiamo Giulio Turcato, signori Mantovano, straordinario artista che è uno degli artisti più completi, è uno degli artisti più discussi, uno degli artisti più eccentrici, no? Eh, nel senso che l'artista vero, l'artista vero è eccentrico, eccentrico cosa vuol dire? Fuori dal centro, no? L'egocentrico è quello che attira l'attenzione, tutto il centrismo su, su se stesso. No? Turcato è un artista storico. Noi questa sera, ahimè, mi toccherà condurre una trasmissione di tre ore con dieci opere, undici. Pensavamo di offrirvene 20, 25 come di consuetudine, non sarà così, facile. quindi sarà una trasmissione per coloro che potrebbero ancora avere la fortuna di avere un'opera di Giulio Turcato, perché la collocazione storica di Giulio Turcato è importantissima e quindi prevalentemente credo che parleremo di opere un po' più tarde rispetto al lavoro di Giulio Turcato che parte eh, di consuetudine intorno al 38-40 e eh, diciamo nel periodo eh, della seconda guerra mondiale parliamoci chiaro perché lui nasce nel 12 quindi già dal, dal 24 in poi a parte che all'età di 16 anni già eh, si è mosso come disegnatore eh, mh, Turcato è Mantovano di nascita però vedete la, la, il luogo di nascita è sempre relativo per un artista perché nel DNA di, di, di Giulio Turcato c'era sicuramente la città di Venezia, no? i genitori erano di origine veneziana, fra l'altro, no? poi a Mantova gestivano i magazzini del sale, del tabacco, quindi il padre era un ispettore presso il monopolio di Stato, no? poi questo spostamento verso Venezia dove lui inizierà a frequentare eh, diciamo, una certa accademia, un certo accademismo, ma... Sia pur militando anche un po' sotto la, la guida di un pittore padovano, pensate un pochino, del quale non vedo più circolare opere almeno da vent'anni, eccetto qualche settimana fa mi trovai in parete un'opera di Gastone Breddo, che a tutti gli effetti poi era un architetto. No? Quindi, eh, i primi approcci verso lo studio. Eh, delle architetture, della linea, e eh, Turcato le apprende in quel di, di, fra Venezia e Padova, tanto per intendere. Però c'è tanto da dire su Turcato: perché al di là dei suoi escursus che lo porteranno poi da Venezia a Milano, dove a Milano sarà il signor nessuno, il signor anonimo, eh, senza un becco di un quattrino, dove credetemi, Giulio Turcato, signori, è andato a dormire con i clochard. Sulle panchine della stazione centrale di Milano e non c'erano neanche i soldi, neanche gli occhi per piangere, per modo di dire. No? Quindi ha avuto una, una, una vita infernale fino a quasi tutti gli anni 60, cioè fino a quasi tutti gli anni 50. Eh, fino a che è riuscito a debordare, poi entreremo nel contesto storico, cronologico, di quello che sono stati gli accadimenti, di quello che sono stati i suoi eh, interessi verso certi artisti, verso certe gallerie e verso quei critici che si sono indirizzati a Giulio Turcato. No? Quindi questa sera abbiamo 11 opere, non sono tante, ma è tutto quello che siamo riusciti a reperire, perché non c'è in giro quasi più niente. Sia pur essendo sul territorio dove Turcato ha vissuto, ha lavorato, ha lavorato anche in quel di Roma, eh, voglio dire, è stato in giro per il mondo. Voglio dire, ma adesso è inutile che io dica delle parole in più che saranno più utili per me eh, nel corso della trasmissione. Vi farei vedere le opere, certo. Mi avevano promesso non gli Orler, ma un collezionista mio privato mi ha detto: Ah, fai una speciale Turcato. Bene, Michele, ti mando da Roma una superficie lunare bellissima del 64. No perché lui ha un periodo preciso in cui eh, inizia eh, a parlare di, 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 di in un certo qual modo, anche di spazialismo, se vogliamo. No? Lo troviamo anche nell'ambito dello spazialismo veneziano, eh, nelle grandi mostre eh, organizzate da Cardazzo, da Giuseppe Marchiori, con il quale diventerà molto amico, Lionello Venturi, con cui diventerà molto amico, tutte notizie che vi darò nel corso della serata. Vogliamo vedere le opere? Ne abbiamo solo 11 signori, non, ne abbiamo, non siamo riusciti a reperirne di più, non, non c'è stato niente da fare. Eh, chi le ha se le tiene, perché giustamente è un artista che appartiene a un determinato contesto storico, perché mh, che cosa significa, che cosa, qual è il rischio nel non vendere un'opera di Turcato? C'è solo il rischio che arrivi a costare delle cifre importanti, così come già un po' di anni fa ci furono delle aggiudicazioni particolari su quello che concerne eh, l'opera di Turcato inerente non so, eh, a opere titolate come Giardini di Misuri, e che poi Misuri era un noto biologo di origine russa, col quale lui ha stipulato anche una certa amicizia, eh, Ivanovic Misuri che era quello poi che gli fece vedere in un cannello, diciamo, in un microscopio, gli fece vedere le colture batteriche in movimento, no? A cui Turcato poi attinto con la sua fantasia per arrivare a germinare poi, non so, insetti. Eh, in questo quadro, ad esempio, dove eh, sembra più un publivoro eh, che non eh, Turcato stesso, perché va a, rilegare, a relegare chiedo scusa, questa struttura di un color cinabro, vedete? Color cinabro, cioè qualcuno può dire color melanzana, color di qua. No, un color cinabro, questo è un colore cinese, no? quindi incasellato, incorniciato in questo billboard, no? interrotto da questo sole che sembra quasi un sole orientale, questa sfera arancione, così. E dentro una movimentazione che può ricordare, non so, sai tu per dire novelli, non lo so. Eh, questi sono i pre approach con la linea. Eh, laddove Giulio Turcato per eh, viaggio mh, premio eh, stipulato dal Partito Comunista, perché lui entra nel Partito Comunista, attenzione, entra ma poi straccia la tessera, no? entra nel Partito Comunista quando all'epoca c'era il figlio di Duccio Trombadori. E quindi il figlio adesso non ricordo come si, chiama, come si chiamasse, comunque chiamiamolo solo Trombadori che era segretario del partito no? partito in cui militavano anche il grande eh, Achille Togliatti, grande cioè, uno che ha detto a Stalin tutti i nostri alpini tieniteli perché sono fascisti, non lo so ci sono delle, delle divergenze eh, nella storia eh, ci sono delle discrepanze delle, delle, delle disarmonie di pensiero eh, però il partito comunista era quello, il partito comunista era quello che negli anni eh, se, eh, immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale eh, ebbe praticamente per un paio d'anni tutto uno statuto eh, che era veramente un'imposizione, un oligarchismo totale, tanto da arrivare finalmente poi. Al 1948, in cui tutti vanno a votare e la democrazia cristiana vince le elezioni, in quanto molti eh, comunisti, circa 210.000, si erano astenuti dall'andare al voto, eccetera, eccetera. Però l'oligarchismo della propaganda politica comunista eh, faceva sì che. Gli artisti come Guttuso, come so, eh, Turcato, come Perilli, come Dorazio, eh, già stiamo parlando no, di, di formazione di, di, del gruppo di forma 1, eh, questi oligarchismi per, facevano sì che questi artisti fossero costretti a dipingere la retorica della sofferenza. No? Allora, voglio dire, Turcato ha un incontro fulminante e straordinario con un artista che si chiama Corrado Cagli, che è già un avanguardista. Ancora prima di forma 1. No? Quindi rimane catalizzato da questo quest ecletismo di Corrado Cagli che lo stimolerà ad uscire dagli schemi e dai dettami eh, della pittura di propaganda, del realismo sociale e qua, tutto quello che vi pare, di cui penso che l'ultimo quadro che mh, Turcato abbia dipinto in merito e riferito al eh, contesto della guerra, dove dovevano evidenziare le sofferenze, eh, dopo un viaggio in Polonia, sorvolando la città di Varsavia, vede la città distrutta dai bombardamenti a causa diciamo, dell'avanzata nazista. E, e addirittura in quel caso noi ne abbiamo avuta una di opere intitolate Rovina di Varsavia o forse due che sono state letteralmente fulminate. E, e quindi in quel caso è perfino aeropittore, perché lui vede da un aereo, vede dall'alto la città bombardata e ne fa una costruzione straordinaria. Ecco signori, questa sera non abbiamo le rovine di Varsavia, non abbiamo i giardini di Michuri, non abbiamo i tranquillanti, no? i tranquillanti è un ciclo straordinario di Turcato per mettere in armonia diciamo, sia la democrazia che eh, dire, la, la politica avversa. E non abbiamo un omaggio a San Rocco, abbiamo... abbiamo Quest'opera che potrebbe avvicinarsi all'idea del lenzuolo a San Rocco, la facciamo vedere, mentre qui questo color cinabro è l'inizio di quello che poi eh, Turcato andrà, andrà a intitolare le sue opere eh, Le Mosche Cinesi. No? Qui di Mosche Cinesi non ne vedo perché le Mosche Cinesi sono intese da un modo di Giulio Turcato di interpretare gli ideogrammi cinesi perché vincerà. Un viaggio, eh, anzi, sarà costretto ad andare in Cina con un gruppo di artisti italiani che ora mh, mi verranno in mente e quindi Turcato rimarrà affascinato dalla. Eh, Gerarchia politica di, di questa Cina, ecco eh, apri pure mh, Riccardo, poi finisco, poi andiamo nell'opera. Rimarrà così colpito non solo dal modo di, di comunicazione eh, attraverso il segno, attraverso chiamiamoli eh, ideogrammi, no? ma anche dalla postura di questa popolazione che non sfoggiava abiti particolarmente eh, europei, costosi, quindi. Mh, quasi una divisa per tutti, con un pezzo di pane assicurato e non, non dimentichino che quando Marco Polo torna dai suoi viaggi torna con la prima banconota che è cinese, attenzione stiamo parlando del 1250, furono i primi a coniare la moneta cartacea. Dopo dalla moneta cartacea, ho, ho menzionato questa cosa perché poi passeremo alla... Moneta cartacea che non vedremo in quest'altra opera che è forse quella che più è vicina, eh, vedete, sembra quasi un, un arcipelago, un paesaggio frastagliato, un paesaggio smembrato, frantumato forse è il titolo più esatto, e, e, quindi, e, quindi, e quindi voglio dire è un po' l'idea di quello che poi sarà quella specie di sindone che Giulio Turcato andrà a creare, chiedo scusa per l'appropriazione di questa importante terminologia, non è una sindone, è un lenzuolo che eh, veniva eh, poggiato sulla statua di San Rocco, che è, a parte che è il patron dei cani, perché San Rocco fu medicato dai cani, perché fu martire e i cani gli recarono le ferite e lui guarì, no? Allora, ad esempio, al sud, specialmente non so, nella provincia di Bari, dove viene celebrata eh, in Bari e quasi tutta la Puglia, dove viene, vengono celebrate due, due, due eh, mh, somme entità: una è San Rocco e poi la famosa Madonna del Pozzo, no? Madonna, Madonna dei Miracoli, poi c'è la Madonna della Scala, verso Gioia del Colle. Ecco, voglio dire. L'istituto fondato da Padre Pio, eh, cioè voglio dire, queste importanti istituzioni clericali. Se pensiamo che ai tempi, ai tempi stiamo parlando eh, di quell'inserimento della Chiesa eh, che si frappone al comunismo, nel senso che. Eh, Dichiaratamente erano atei, no? cioè per, per, il, per il Vaticano. Adesso non ricordo se fosse il Papa ehm, Innocenzo XI, eh, poi seguito da. Una, adesso non ricordo bene questo, però i, i papi di allora, eh, che hanno vissuto questo periodo nefasto del nazismo e sono anche, hanno dovuto vivere anche. Poi vengono applicate delle banconote. Siccome Turcato fino al 1959 è stato poverissimo, si attaccava ai soldi del Monopoli, no? perché non aveva del danaro vero per impreziosire la sua arte. Dopo gli anni 60 lui ha cominciato a maneggiare parecchi danari e quindi metteva le banconote vere. Allora, signori, questo maledetto danaro. Ho parlato della moneta cinese, ho parlato della moneta in generale. Eh, della carta moneta, della banconota intesa come merce di scambio e qui devo andare a parlare adesso di chi? Di qualche operatore finanziario, di qualche broker finanziario. Non so, io quando ero a Milano sono andato per organizzare una mostra per gentile concessione della Banca d'Italia, eh, me l'avevano offerta addirittura nella sede di Roma. Però l'ho voluta fare anche nel Cral di, della Banca d'Italia di Milano. Allora io vado a Milano, centro in Piazza degli Affari, Banca d'Italia, eh, Biblioteca Ambrosiana, la Via Moneta. Perché si chiama Via Moneta? Si chiama Via Moneta perché sotto, in quei 18 km di gallerie eh, mh, sottostanti e piene di cavò e piene zeppe di opere importanti, no? Si batteva la moneta, quindi si coniavano le monete in, in ferro, in bronzo, in argento. Non esisteva, questo già dai tempi dei, degli antichi romani, per dire, no? perché Milano era sotto l'egida della, della grande, del grande impero romano. <coughs> Parliamo ancora di moneta: una moneta che viene messa in circolazione, così come voi penso usiate tutti i giorni. Queste banconote, no? qualcuno le ha nelle cassette di sicurezza, a pacchi, voglio dire, qualcuno a metri cubi, a metri... cioè questa moneta che in ogni caso nella storia dell'umanità ha sempre rappresentato un fallimento. E qui andiamo a indagare, magari nella città di Venezia, stessa, dove Turcato vive per un periodo, dove grande, questa grande mente diabolica e anche un po' criminale, questo John Lowe, si chiamava scozzese, addirittura... Era un giocatore d'azzardo perché c'era un posto di Venezia dove è nato il primo casino, parliamo del Settecento, no? Quindi adesso non mi ricordo esattamente come si chiami la località. Però eh, quest'uomo ha inventato, è stato forse il primo a inventare i titoli di Stato, no? facendo fallire diverse economie, cioè il George Soros di, di, di oggi, tanto per intenderci, no? Quindi, sul potere della promessa del pagamento, la cambiale, il pagherò, il, eh, il pezzo di carta come eh, valore eh, diciamo, mh, di diffusione pari alle monete che abbiamo oggi, quelle che stanno cercando di far scomparire. Perché parlo di questo signori? Perché Turcato ci è arrivato prima. Turcato come Andy Warhol che ha creato il dollaro, no? Eh, non so, Andy Warhol non ha fatto solo il dollaro. Andy Warhol ha dipinto anche la testa di Alessandro Magno, Alessandro il Macedone, no? cioè, che fu il primo a coniare proprio la moneta pesante, la moneta di bronzo, di oro, di argento, eccetera, eccetera, a dare un valore di merce, di scambio attraverso la moneta. Allora, perché Warhol esalta il dollaro? Perché nel dollaro c'è tutta una simbologia particolare. Eh, nella maggior parte delle banconote italiane relative all'euro troviamo... L'esaltazione dell'architettura e quindi i ponti di cui noi siamo bravissimi a costruirli e li abbiamo costruiti nel mondo. No? Quindi Turcato si trova anche ad avere a che fare con molti architetti nella vita, tant'è che parte con Gastone Breddo, architetto in quelli di Padova. Quindi questa diabolica moneta, invenzione del diavolo, che ha fatto fallire perfino Luigi XIV di Francia. No? Prende il suo posto Edoardo, eh, no, Edoardo, come si chiamava? Ehm, Filippo d'Orléans, che viene soggiogato da questo scozzese che poi addirittura viene condannato a morte, il quale diventa il proprietario della compagnia delle Indie. No? Quindi è basa l'economia della Francia sul colonialismo e la basa su quello che, è, eh, quello che sono le materie prime. Naturalmente la Francia andò in default, no? perché tutti si ritrovarono una valanga di pezzi di carta. Allora, quando io vi dico. Fra l'altro questo John uh, Love uh, che cosa fa? Nel momento di auge di ricchezza lui torna a Venezia come presidente della compagnia delle Indie e comincia a comprare opere d'arte perché Venezia da, 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 da sempre è stato un fulcro di commercio delle opere d'arte, quindi comincia a comprare Guido Reni, comincia a comprare Tintoretto, comincia a comprare Giorgione e alla fine gli viene sequestrata una quantità di opere, alcune le vengono rilasciate, che sono oggi opere di cui si parla di miliardi, perché hanno aggiudicato un'opera adesso a 92 milioni di euro, no? E parliamo, non, non ricordo se sia Piero della Francesco o che. Sì, sì, ma io voglio far nascere il desiderio di quest'opera, Andrea, perché in quest'opera se ci fossero state le monete e l'omaggio a San Rocco dei fedeli, questa era un'opera che valeva tre volte di più. Signori, noi abbiamo a disposizione tutto quello. Guardate, sto zitto, vi faccio vedere il set. Vi vedere il set. Prego, Riccardo, eh, fate una passeggiata come credi. Io intanto chiedo, eh, chiedo eh, a Marcello, gentilmente in regia, se mi può mostrare una foto di Giulio Turcato. Visto che questa sera sei in regia hai quattro computer a disposizione, facciamo vedere Turcato, facciamo vedere eh, un, qualche scursus della sua vita, dalle foto d'epoca, dalle foto più vecchie, dalle foto... Signori, capolavoro. Sono tutti capolavori, tutti capolavoro quelli che stiamo mostrando. Eh, mh, Riccardo, io direi che la carellata deve essere fatta in questo modo, cioè entriamo e usciamo dall'opera. No? Eh, se la facciamo così in velocità forse a qualcuno viene mal di testa a casa perché è vero è, che è anche un trucco commerciale per far scaturire l'interesse verso una determinata opera, questi segni primordiali, vedete straordinaria quest'opera, con cui lui si confronta veramente con dei grandi, perché poi Turcato unitamente ad alcuni eh, artisti della, 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 non solo della, di forma 1, ma, ma Turcato sarà colui che andrà a venerare un critico d'arte come Lionello Venturi, no? che costituirà il, il gruppo degli otto pittori italiani e quindi inserirà la figura di Giulio Turcato, con Moreni, con Corpora, con Afro, con Vedova, San Tommaso, cioè, vi rendete conto? Allora probabilmente in Italia ancora Giulio Turcato crea qualche perplessità. Allora se noi, che abbiamo un nome, chiedo scusa, ci permettiamo, di chiamare tutta l'Italia e diciamo vogliamo fare uno speciale su Turcato. Abbiamo chiamato perfino i parenti perché hanno mostrato una superficie lunare bellissima, auspico che la vendano perché è veramente bella e non c'è da discutere il prezzo. No? Non siamo riusciti a reperire più di 11 opere per cessione di privati, per... Coloro che vogliono monetizzare in questo momento, se non siamo riusciti a reperirne più di 11 signori, ma dove vogliamo andare? Ma quanto credono che ancora. Turcato è morto nel 95. Cioè dal 95 a oggi quanti anni sono passati? Quante opere credete ancora di trovare in circolazione? Fra l'altro invio un caloroso saluto a suo cognato, quindi Ettore Caruso, che è, gestisce. La, la fondazione, l'archivio la, turcato, ha fatto un lavoro meticoloso, un lavoro straordinario, quindi un artista sicuro, un artista della storia, che ha vissuto questo contesto, guardino che capolavoro che è questo. Falli sognare. Riccardo, fai finta di dipingerlo tu. Parti, parti da dove vuoi, ma esamina bene questo cangiante Cipria. Non scherziamo signori, non scherziamo assolutamente, non permetto a nessuno di scherzare questa sera, ho parlato eh, forse malamente sotto il profilo finanziario di quello che è l'entità della moneta, un'Italia perfino che potrebbe andare in default, siamo indebitati di 18 miliardi di euro con l'Inps, voglio dire, cioè la moneta è invenzione del diavolo, oggi vale, domani non vale. L'opera d'arte vale sempre, è la moneta per l'eternità, per il tempo presente e per l'eternità. L'opera d'arte è la vera moneta a due facce, questa è la realtà, altrimenti le fondazioni, Cariplo e Intesa, è non avrebbero i cavò pieni di opere d'arte, signori miei, ma cer cerchino di imparare, non dal me, non dal sottoscritto, dalla realtà, dalla realtà. E la realtà è questa, che l'arte è diplomazia, politica. Chiamatela come vi pare, ma è merce di scambio eterna, eterna, eterna. Lui ha vissuto questo periodo, chiamato cosiddetto nomadico, dal 1934, ancora se vogliamo un ragazzo, fino alla, al 1943. Allora, fra l'altro. Si è arruolato come allievo ufficiale eh, per essere addestrato come ufficiale militare, inviato a Palermo in Sicilia, dove si è ammalato, dove ha avuto per anni problemi di tubercolosi, signori. Tant'è che sarà eh, esonerato dal militare stesso, tornerà a Venezia eh, per trascorrere un periodo di riposo. Insomma, lui Venezia l'ha sempre sentita casa sua. No? Quindi così. Inizia a fare il disegnatore eh, tecnico presso la, lo studio dell'architetto Gastone Bredo, che poi sappiamo tutti che è stato anche un grande artista. Poi, dal 1936, trasferimento a Milano, dove non aveva una lira, e vi garantisco, signori, è, è scritto nelle sue biografie, dormendo da barbone sulle panchine della stazione centrale eh, di Milano, tanto per intenderci, no? Fino all'incontro con quel grandioso e straordinario Gio Ponti. Voi sapete che è quello che ha, di, ha costruito e, e progettato il Pirellone, no? Quindi siamo già intorno agli anni 40, ecco. Quindi, la sua prima mostra nel 1937, quando è nata mia madre, tanto per intenderci, quindi 84 anni fa, eh, la sua prima personale da clandestino insieme a ad artisti che eh, erano praticamente insieme a Ernesto Trecani i fondatori di Corrente, insieme a Renato Birolli. Dimmi, quello rosso. quello rosso, quello rosso che è di qua, quindi torniamo indietro, sì. Ecco, guardino queste immagini signori, io purtroppo eh, non vedo molto bene, e ho un problema, qui lo vediamo con Mino Guerrini, e Pietro Consagra che era lo scultore dell'astratto, no? eh, in poche parole. Ecco, quindi Giulio Turcato è quello al centro, una figura predominante, no? e oddio, come mai non hanno messo, a me si, mi sembra quello al centro, no? perché Giulio Turcato somiglia molto a un mio amico che è un capitano dei Carabinieri in quel di, di Vignola. Eh, dovrebbe averne uno, magari ce l'ha già. Vabbè, insomma, questo incontro di Gio questo incontro con il movimento di corrente, eh, gli dà addito di cominciare a dipingere queste maternità, eh, questi soggetti un pochino più naturalistici, più consoni alla mentalità dell'epoca. No? Poi, questa maledetta tubercolosi che gli ritorna fino al 39 e quindi l'artista dove va? A Feltre, dove è nato Tancredi, dove si è trasferito l'artista Bruno Milano, voglio dire a Feltre in questo sanatorio a curarsi di questa maledetta malattia. Però è proprio da queste parti che eh, la malattia viene superata in un certo qual modo dalla voglia di... Eh, di, 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 di intraprendere, proprio intensificare il suo rapporto con la ricerca, con la pittura poi va a Roma poi va a Roma e stiamo parlando sempre, non so, del 1940, 41 e, e praticamente siamo al cospetto e in pieno periodo bellico però lui espone una bellissima natura morta nel 1943 eh, alla quadriennale di Roma, cioè per dire che poi è la, la quarta Ironia della sorte, la quarta quadriennale di Roma, il quarto tentativo di portare in auge eh, gli artisti italiani. Poi c'è il famoso eh, armistizio nel 1943, eccetera, eccetera, fra artisti intellettuali, artisti che eh, erano legati e sostenevano il movimento della resistenza. Cioè, signori, Turcato è storia, Turcato è storia. È la nostra storia, non c'è niente da fare. Mm, è tornato a Venezia, ha rischiato di essere perseguitato e eh, arrestato. Diciamo, in quanto a Venezia c'era quella occupazione nazista. Ne abbiamo parlato l'altra sera, quando abbiamo presentato quello splendido Brindisi, eh, dove abbiamo parlato del periodo veneziano di Venezia, ospite presso Guidi, salvato dai pescatori di Chioggia, nascosto dai pescatori di Chioggia. Ecco, volevo dire, stessa sorte anche per Virgilio Guidi stesso. La baronessa Gara Mireti Graf lo portò mh, in salvo nascondendolo eh, dai, 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 dai pescatori chiogiotti, tanto per intenderci. No? Nel frattempo, nel frattempo eh, sì, abbiamo i nazisti, abbiamo anche una Repubblica Sociale Italiana che è eh, diciamo, costituita da Benito Mussolini, e quindi, voglio dire, si consolida un'altra forma che sì, in uh, opposizione a quello che può essere il, la realtà, il realismo comunista con i suoi dettami. Ma in questo caso Giulio Turcato è ancora comunista perché è iscritto al partito unitamente a tanti altri artisti suoi coevi, in particolar modo Renato Guttuso, no? sappiamo tutti della, della disponibilità diciamo, successiva, dopo gli anni 60, di Guttuso a offrire il proprio studio ai grandi artisti sperimentalisti. Il Rosa, c'è da rivedere il Rosa. Eh, questo è bello, questo cangiante. Allora, vogliamo parlare un attimo del cangiante, che magari molti sottovalutano. Scusa. Il capolavoro dei capolavori sul cangiante? Facciamo vedere quello blu. Vogliamo parlare dei cangianti? Cioè perché i cangianti arrivano un po' dopo, signori. Eh, le superfici lunari, signori, per qualcuno sono state un buon investimento, per altri meno, perché alcune si sono sfarinate. Non avete fatto fare un trattamento giusto per conservarle, non le avete chiuse in un plexiglass. Vi siete divertiti come faceva Turcato che prendeva questi materassi eh, fatti di schiuma di, 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 di fusione della plastica, eccetera, eccetera, e quindi già di per sé avevano queste pustoline. Poi Turcato era un fumatore accanito, nonostante avesse avuto problemi eh, eh, ai polmoni, e si divertiva a far scoppiettare queste pustole no? e quindi si allargavano, si creavano questi crateri. E poi lui le ha intitolate superfici lunari. Ma perché aveva visto un'intervista eh, a John Kennedy dove si parlava dei progetti per lo spazio, cose che poi sono avvenute negli anni 68, no? il primo lunaggio? Allora lui rimane contaminato per un grande, un lungo periodo da queste superfici lunari. Eh, ma questi paesaggi della mente, questi paesaggi. Eh, chiamati cangianti, eh, un po' rivolti verso eh, so, l'idea dei giardini di Michuri che hanno a che fare con gli studi di biologia di questo grande studioso che si chiamava Michuri Vlanovic per l'appunto, no? che Turcato avvicina, Turcato lo accosta per cercare di capire anche nell'ambito della biologia come si può interferire, intervenire con l'arte. Abbiamo visto l'idea, l'abbozzo della nascita di una porta cinese, che è il primo quadro che abbiamo visto, e le mosche cinesi, e gli insetti nocivi. no? Cioè praticamente Turcato, fermo, <ride> Turcato avrebbe fatto quello che successivamente ha fatto Emilio Sgro, con la sua poesia visiva e con la, la presenza di queste formiche come senso di maleficio, formiche che divorano. Eh. Gli che Saluto gli amici che ci seguono sul cellulare. Sto, so, chi devo salutare? No, non ci vedono, ci stanno seguendo dal cellulare addirittura, poveretti, castigati con una dimensione, saluto. Allora un saluto ai desperados, mi ha detto Andrea, poi non so cosa voglia dire in senso commerciale, magari sono suoi amici, mercanti eccetera. eccetera Allora, voglio dire, dover, dove eravamo rimasti, non mi ricordo più. Eh, eh, qui se ti interrompono perdi il filo, poi vedi, dici delle cose che diventano fiaschi per fischi. No? Vabbè, insomma, tornando alla... Visto che questa sera prevalentemente abbiamo dei cangianti, e, e se Andrea mi permetti anche di usare un certo francesismo, perché la parolaccia la devo dire, eh, scusa, ieri sera del de ma Debbio si è scatenato, come adesso ha smesso, smesso l'editore di dire parolacce e comincia del Debbio, Paolo lo dico anch'io. Allora, girano la Bibbia, no? il famoso Colossal, di John Houston, no? in Egitto, Turcato era sposato, innamorato, pazzo della eh, sorella di Caruso, no? quindi Vana si chiamava, Vani o Vana, Vana Caruso, che lavorava nel mondo del cinema, lavorava proprio con John Houston, che all'epoca era un titano, cioè ragazzi, girare un colossal come la Bibbia, ma sapete quanto è costato negli anni che furono? no? E si trasferiscono per delle riprese cinematografiche. Si trasferiscono in Egitto, laddove Turcato dipinge un capolavoro che si chiama La Porta d'Egitto, tanto per cominciare. No? Ma lui, che stava vicino al regista, vicino alla moglie, John Huston gli ha detto in inglese naturalmente, no? eh, in slang addirittura, eh, il famoso Fuck you want. No? Allora è come. E come gli avesse detto che cazzo fai dice no io sto qui vi guardo no dice noi stiamo lavorando dice John Houston tu che cosa fai io sono un pittore e lì cosa c'è da dipingere niente c'è il deserto vai a dipingere il deserto e allora Turcato va a dipingere queste emozioni per circa una decina di giorni fa tesoro di queste visioni di dune di sole infuocato eh, inizia ad, a, ad accumulare queste terre, questo è un capolavoro più assoluto, questo è già un capolavoro da gruppo degli otto, questo è un capolavoro che può stare vicino a Morlotti, tanto per intenderci, no? Perché la possenza, la potenza è quella. Allora nascono questi cangianti, ma anche con un intento chimico ben preciso, eh, quelli di farli diventare fluorescenti di notte. Vi spiego? Cioè lui voleva assolutamente che con determinate penombre l'opera si potesse vedere anche al buio e così è stato non voglio dire che abbia usato anche della, eh, del no, quarzo no come si chiama c'è eh, un componente chimico che è fluorescente, fosforescente, no? allora eh, può darsi perché Turcato era anche un po' alchemico nelle sue, questo è bellissimo, penalizzato televisivamente signori, per tutti i quadri scuri ma non è scuro. Guardate, questo è uno. Dei capolavori che suggerisco, il primo che abbiamo visto, la porta cinese, appartiene a un certo periodo. Il rosa cipria, ma sono uno più bello dell'altro. Vediamoli tutti. Poi c'è un bianco, c'è un bianco che è bello come un manzoni. Falli vedere, Riccardo. Facciamoli vedere. Capolavori assoluti. Siamo partiti alla grande, signori. Ci siete, mi fa piacere. Andrea Le vuol dire che è preso, quindi. Belli, belli, belli veramente, signori. con grande... Io vi auspico che voi facciate in tempo ad averne uno di questi 10-11 pezzi, perché non è eh, un fatto comune, non più, signori, non più. Credetemi, qui c'è un altro capolavoro arancione. Bellissimo, lo faremo vedere. Li vediamo tutti. Eh, caro mio, quello lì è, se ne sono accorti adesso, l'abbiamo presentato quattro volte. Lo abbiamo presentato quattro volte. Lo rivediamo, lo rivediamo. Le signori, io non uso più la lista perché sennò prendo le cantonate. Poi mi fanno dire una cosa anziché l'altra. E ringrazio di cuore quel signore che ha capito la mia eh, sottigliezza nel paragonare un Perilli alla bellezza di uno dei più bei capolavori. Eh, sì, sono due cose diverse, ma... Ma quel Perilli è stato prenotato, grazie a Dio, perché la persona che l'ha preso ha capito eh, qual era eh, la mia, il mio stupore eh, nel paragonare un'opera così bella di Perilli a un'opera bella di, 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 eh, di quel grande artista della OP, voglio dire, quindi di Vasarelli. Guardino questo, signori, questo è probabilmente da un periodo siciliano, perché queste fibre che vedete sono quelle di, di, di una pianta tipica siciliana che viene raschiata, viene disidratata, viene pettinata per crearne poi eh, un filato addirittura. No? E se tu vai a Cefalucci ci sono questi artisti, ma anche architetti che si dilettano a ricavare proprio questo filamento come fatto dell'origine, dell'origine naturale. Queste, questa accumulazione di collage, questa accumulazione di carte assorbenti, accumulazioni di carte ricalcanti che state vedendo, signori, sono sono diciamo, un viaggio della mente che lo porta a questa destrutturazione di forme, di paesaggio. Ci sono perfino dei colori bizantini, russi, bizantini, eh, anatolici, di quella Venezia più profonda, se vogliamo, perché Turcato viaggia nella sua mente e nel suo ricordo. Questo è un capolavoro. Però bisogna capirlo: bisogna capirlo. Cioè bisogna entrare eh, nella dinamica storica della vita di quest'uomo. Allora possiamo apprezzare. Quello che stiamo comprando, signori, è solo così che si riesce ad apprezzare un'opera d'arte nel migliore dei modi. Le biografie spesso sorvolano eh, i, i, i dieci anni dall'inizio alla fine della guerra, eh, sorvolano eh, quello che può essere stato un periodo non proprio felice di Turcato, quindi una lotta con se stesso per conciliare anche la sua fede politica, però... però quando gli danno la possibilità di avere le briglie sciolte e lui arriva al punto di stracciare la sua testa del partito e va a New York, capisce istantaneamente che cos'è la libertà. Mi spiego? E a New York vede il MoMA, vede il Guggenheim, critica il Guggenheim come architettura in quanto non permette la visione delle opere all'interno, cioè, forse il Turcato avrebbe voluto. però vede il frastuono, vede la libertà. Capite, è una cosa molto importante. Quindi il viaggio a New York per Turcato sarà una svolta. Tornando in Italia farà tutto il possibile per dare una svolta anche... Poi del resto, signori, parliamoci chiaro. Nel 1948 l'Italia è andata a votare e ha vinto la democrazia cristiana. Ma qual è stato l'input perché la democrazia cristiana vincesse su quel periodo che era veramente oligarchico, cioè un periodo in cui la Russia si era presa, arrogata il diritto di finanziare il Partito Comunista in Italia, perché questo accadeva, no? il Partito Comunista si faceva forte dei finanziamenti russi, allora gli americani hanno detto no scusate, noi siamo intervenuti con il piano Marshall per dare gli aiuti, a questo punto lo sospendiamo, col giro di volta poi anche eh, la piccola gomitata della Chiesa, nasce la democrazia cristiana che ha avuto poi tutto un decorso che noi sappiamo eccetera eccetera però i tempi erano che non so Andreotti era aveva l'età di Turcato, cioè voglio dire sono quelli tempi no erano tutti ragazzini tutti coevi e voi direte che c'entra la politica sì la, no 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 sono quattro persone su quest'opera Federico perdona Federico giusto ecco quindi eh, bisogna assolutamente capire qual è il movente che porta un artista a, diciamo, a prendere delle decisioni piuttosto che altre e avere dei ripensamenti, e capire che nonostante la spinta di un partito tu ancora non sei libero di poterti esprimere secondo la forma. Va bene, formalisti, eh, marxisti nel gruppo di forma 1, però liberi e si sono liberati tutti, D'Orazio compreso, signori. Tutti si sono liberati dalla retorica della sofferenza e delle distruzioni e della fame e del, madre, del, del pianto delle madri peruviane e tutto ciò che, che era quel messaggio di realismo sociale spinto anche molto da Renato Guttuso. Questa è, la, questa è la verità e non si poteva mica vivere di sofferenza, bisognava anche avere una spinta diversa. Mi fai vedere... Esatto, qui c'è un capolavoro che. Ma poi c'è il bianco da vedere, cioè, guarda lì il bianco, dovevamo metterlo di qua, vabbè c'è il nero tu di. Guardate che, guardate che quadro, signori! Eh, Riccardo, voglio la trama di questo quadro, no? Voglio la trama della tela, è fantastico. Vado dall'altra parte così leggo le misure, eh, no, allora. Eh, 80 per un metro del 1989, lui ricordate che è morto nel 1995. Passo davanti, passo davanti. Beh, a questo punto, essendo, essendo eh, diciamo, eh, un periodo diciamo, conturcato già in età più che matura, voglio dire, quindi scavalcherei i viaggi in Cina, scavalcherei il viaggio sulla, su Varsavia, in Polonia, i viaggi di gruppo interpretati e voluti eh, dal partito per andarsi a documentare personalmente, così come Turcato è andato in Cina. No? Ma del resto se non fosse andato non avrebbe inventato le mosche cinesi, non l'avrebbe inventato. Prima parlavo delle formiche di Sgro, come... Fatto malefico, come divoratrici del tutto, cannibali, eh, formiche che divorano testi sacri, formiche che si nutrono del tutto, eh, distruggendo e azzerando eh, anche eh, manoscritti fra i più antichi, che vi posso dire? Intese come forma del male, ecco, lui fa le mosche cinesi proprio, gli insetti, no? eh, gli insetti che sono la seconda popolazione eh, in. Più importante sul pianeta, no? viste sotto il profilo naturalistico. Va bene. Poi Vladimirovich Michurin, eh, le cui teorie si prefiggevano di combattere la fame nel mondo, voglio dire, quindi, un anno dopo, nel 1953, Trombadori, che era per l'appunto eh, questo capo di partito. Lo raccomanda alla Galleria del Naviglio di Milano. Quindi, Turcato nel 1953 espone alla Galleria del Naviglio di Milano. Di chi era Galleria del Naviglio? Di Cardazzo. Cardazzo lo rimanda a Venezia. Gli incontri con. sì, qui era il viaggio di Trovadori, Guttuso, eh, Massimo Villa, eh, l'incontro con Pablo Picasso, perché parliamo di eh, artisti. Eh, eh, Immediatamente successivi, un ventennio, vedete c'è una differenza di 20-25 anni fra Picasso e Giulio Turcato, sono bellissime immagini. Marcello, mandale pure, ti ringrazio, così i telespettatori potranno vedere. Qui siamo, in quegli anni romani del 52, 53, 54, in via del Babuino, no? dove c'è stata questa mostra in questa importante galleria. La Casapanca si chiamava, no? poi adesso in via del Babuino ce ne sono altre molto importanti e quindi insieme a Trombadori poi la grande mostra sul simbolismo comunista nella galleria di, eh, del Naviglio per l'appunto dedicata a questo biologo Vladimirovich eh, Mishurin no? quindi un ciclo di opere che vengono intitolate per l'appunto i giardini di Mishurin ecco mi spiego ma non sono giardini cioè è la biologia di Mishurin poi i bellissimi ricordi di San Rocco eh, che vengono presentati a Venezia nella biennale del 1954, fatti di immagini ispirate, eh, coperte di banconote, immagini ispirate, eccola qua, ecco, vedete le banconote che vi dicevo. E inizialmente le banconote sono false, sono finte, sono giocattolo e ricavate magari da qualche gioco, poi diventano vere quando finalmente Turcato riuscirà a mettere le mani su qualche soldino, ma dal 60 in poi riuscirà ad avere un livello di stabilità finanziaria tanto da potersi permettere di mettere le banconote vere. E chi le trova più? E chi le ha? E chi le ha? Poi nel frattempo il comunismo si assesta perché nel 1956 Khrushchev mette eh, non dico in Gattabuia, ma mette eh, Stalin eh, con le spalle al muro a proposito dei crimini di guerra, poi l'invasione sovietica sull'Ungheria. Questi erano i periodi. Il viaggio in Cina, turcato, lo fa con una delegazione ancora del Partito Comunista Italiano, perché è ancora comunista in quegli anni, insieme ad Aligi Sassu, Tentamanti, Tono Zancanaro. Ve lo ricordate? Tono Zancanaro, eh, di cui. C'è stato un periodo romano formidabile, eh, però mi pare che sia di queste parti, no? mi pare che sia Veneto, Tono, Padovano, se non vado errato. Insieme a Fabri, insieme a Raffaele vanno i cinque pittori italiani in Cina, tanto per intenderci. No? E qui Turcato comincia a ricevere delle impressioni completamente diverse, completamente ma è ancora convinto del beneficio e della fascinazione che questo partito e queste divise che portano i cinesi, così, così eh, ordinate, eh, nulla di sartoriale, eh, impostate eh, su uno stile eh, militare, militaresco anche per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, no? ma già si fa un'idea di quello che poi può essere il progresso della popolazione cinese in questo lento, 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 lento ma inesorabile progresso che ha portato la Cina oggi a essere la prima potenza mondiale economica. Ecco, con non solo, con circa 200 milioni, 200 milioni sono la popolazione americana, con circa 200 milioni di nuovi riti cinesi, no? 200 milioni di nuovi ricchi cinesi che sostengono gli artisti cinesi a partire dagli anni '70 e quindi dalla famosissima piazza Tiananmen, anzi famigerata, piazza Tiananmen, è là dove nascono poi gli artisti cinesi del gruppo Stars. No? Quindi sappiamo tutti: Feng Zhenjie, eh, Deng Xiaogang, voglio dire Fulei, eh, tutti questi artisti che costano oggi parecchie centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro nel caso di Deng Xiaoping, no? quindi la pop cinese, la pop cinese, questo è bellissimo, questo è bellissimo e non c'è nulla di anacronistico fra questa modernità di soggetto contenuto in questa cornice, guardate, d'epoca, perché questa è una cornice sicuramente di... Eh, post regime, no? tanto per intenderci, o di stile vittoriana, come vi posso dire, però fa risaltare l'opera in modo divino. La televisione, signori, per quanto dobbiamo ringraziare il mezzo televisivo, non sta rendendo giustizia a quest'opera, in questo frangente. È come se voi fotografaste un'alba, un tramonto, perché questo è il periodo più spiritualista di Giulio Turcato, signori. Qui Turcato ha abbandonato ogni fase di ricerca e diventa completamente spiritualista. Entra in una dimensione che non è più quella terrena, ma è una dimensione di pensiero e di anima legati a uno spazio di ricerca, ma che va oltre gli spazi architettonici va oltre i orghi di Dio, va oltre. lui vuole arrivare a Dio proprio, capite? E allora lo cerca nelle aurore, nelle albe, fra i colori turchini, ma sempre con questo segno, questa magia del segno e queste terre polverizzate, pilotate, è così, fantastico signori, questo è un bellissimo dipinto di Turcato. Fra l'altro emerge, no? Spicca. Come un fatto anacronistico, no? una cornice che gli ricorda il passato e un salto in un vuoto, ma che è pieno di speranze, è pieno di curiosità, è pieno di ricerca di se stesso. La carta, Michele. Chi? quella bianca e nera a 4.500 euro ecco i prezzi non li sto dicendo Andrea perché dai ai ecco allora tutte queste opere partono da 4.500 euro fino ad arrivare ai 23.000 ho capito bene? Ecco, il massimo che spenderete per un capolavoro sono 23.000 euro ma sono ancora pochi per l'importanza di Turcato mi credano signori mi credano altrimenti aspettino di vedere eh, la loro valuta eh, io lo dico sempre guardate io sto cercando un operatore finanziario eh, eh, che veniva da Unicredit e poi attraverso una mia conoscenza potente entrò nel Monte dei Paschi sì, una sera ero a Milano festeggiavo il mio compleanno con un gruppo di amici e di amiche e un signore mi ha mandato al tavolo non so una cinquantina di ostriche ecco quindi questo signore è un innominabile e mi ha detto la seguo in televisione, complimenti questo, questo e quell'altro, aveva a che fare con le banche e questo, questo operatore finanziario, no? perché sono tanto bravi gli operatori finanziari. Poi quando c'è stato il Covid all'inizio e c'è stato il crollo della borsa, quelli che conoscevo io non si sono neanche più recati in ufficio no? per, dire, per non sentire le proteste dei clienti ai quali avevano consigliato determinate operazioni finanziarie. Io ne sto cercando uno che deve essere andato ad abitare nel paese di Biancaneve insieme ai sette nani, quindi se n'è andato in Colombia, eh, meglio ancora. Chiedo scusa, devo salutare un amico al telefono. Ce ne sono tanti Andrea. Dichiarati i 150 milioni? Tutti. Bene, allora, allora. Eh c'è la censura, eh, signore, ogni tanto, perché io, io poi amo dire la verità perché non è la prima volta che eh, sai, da casa è tutto facile, è tutto comodo, è tutto perfettamente giudicabile no? quelli che lavorano col culo degli altri tanto per intenderci poi meglio si facciano un bel tatuaggio uno come Brigitte Bardò una B su una natica e una B sull'altra ma si continuerà a dire Bob a leggere Bob nello stesso modo va bene va bene bravo hai ragione ecco Bob ho detto Bob vedi allora allora eh, allora, l'importante è che non, che non mi spegnate il sorriso della mia cocolina. ecco, guai a chi spegne il sorriso di Anna, per tutto il resto abbiamo, abbiamo gli speroni. Questo paesaggio notturno, lo facciamo vedere che è bellissimo. Eh beh, scherziamoci anche un po' sopra perché comunque bisogna spenderli allegramente i danari. Eh? Bisogna spe spendere allegramente nel senso che quando si spendono dei soldi per un'opera d'arte bisogna sapere cosa si compra. E chi compra turcato di sicuro non rimane a piedi, signori. Ma non perché io abbia qui turcato. Quello che voglio farvi capire, comprateli finché siete in tempo. Perché noi che siamo operativi da 60 anni decidiamo di fare uno speciale su turcato. Mi telefona Andrea e dice più di 11 non l'abbiamo. Come? Facciamo tre ore di trasmissione con 11 opere, mi vuoi morto? Invece no, signori, qui ce n'è da parlare per 11 giorni. Mi spiego? Ecco, allora, perché ce n'è da parlare? Perché inseriamo, questo l'abbiamo fatto vedere, sì, perché inseriamo l'artista in un contesto storico che è del Novecento con tutto quello che è accaduto nel Novecento. Allora chi compra Turcato non sta comprando un emergente, sta comprando la storia della sua vita. Cioè non sta comprando un quadro, un'opera, per meglio dire, che va. Eh, collocata con, non so, con il gusto delle tende o del divano o del tappeto, no, l'arte è una cosa a sé stante, a sé stante. Poi pensino signori, quando per la seconda volta sua moglie dovrà assentarsi per, per collaborare alle riprese di un altro film, Turcato questa cosa l'ha sofferta molto. E ha cominciato a diventare un po' a dedicarsi un po' all'alcol, quindi all'etilismo, eccetera, eccetera. Un artista che ha vissuto accanto a Giulio Carlo Argan. Cosa vi posso dire? Carlo Argan, signore, uno, uno dei massimi referenti storici dell'arte mondiale, Federico Zeri, cioè voglio dire, questi sono i grandi nomi. Ma l'innamoramento nei confronti di eh, Lionello Venturi che. È stato praticamente il mentore assoluto che ha liberato lo spirito di Giulio Turcato, l'ha proiettato verso una ricerca completamente eh, diversa sotto un'esita di continuità, lo ha portato a Londra insieme a Novelli, insieme a Perilli, a Dorazio, a Consagra, allo scultore, l'artista Bempora, eh, Arnaldo Pomodoro, Gio Pomodoro, tutte gallerie italiane che hanno ospitato le opere di questi grandi in cui dentro c'era Giulio Turcato, immancabile, nell'estate del 62, signori lui a New York, come un semplice turista, ma rimarrà incantato nel vedere la città di New York, andando a visitare il Museo di Storia Naturale, che gli interessava più che andare a visitare il Guggenheim, tanto per intenderci, no? E quindi inizia anche un ciclo di sue impressioni eh, di eh, pitture che gli possono ricordare il frasuono di, di, di una città americana che vive nella piena democrazia, nella libertà. Eh, sono stati anni di cambiamento economico, il boom economico, quello degli anni Sessanta, e eh, voglio dire per tutti, anche in Italia. Naturalmente ecco che Giulio Turcato comincia anche a inserire dei dollari nelle sue opere, no? C'è il boom economico, naturalmente falsi, no? perché eh, giravano anche dei dollari falsi, cioè quando una moneta viene attaccata è come quando i falsari replicano le opere d'arte, la stessa cosa, signori. Qui abbiamo visto, come, abbiamo visto la moneta come fatto di ostentazione, in che senso? Mettiamo sulle opere d'arte, mettiamo Michelangelo, mettiamo Raffaello nella nostra vecchia lira, le architetture, i ponti, l'ingegneria italiana di altissimo livello, eh, personaggi scientifici, no? eh, abbiamo, abbiamo visto anche la comparire i di Montalcini. Cioè, un po' l'unica moneta che non trasgredisce, eh, diciamo. Eh, la sua cultura è la sterlina inglese, perché sulla sterlina inglese tu ci vedi, eh, ci vedi la regina Elisabetta II, da quando è stata eletta regina all'età di 25 anni, fino ad oggi. Eh, io sto cercando di raggruppare tutte queste monete con tutto, eh, tutta la, la, la metamorfosi diciamo, di questa regina eh, da senza rughe a quello che è oggi, no? una donna immortale, straordinaria. Che, che da sempre tiene in piedi un regno, no? una donna che eh, voglio dire, ha una straordinaria personalità e quindi viene così consacrata perfino sulle monete. Non so, tu vai in Svizzera però trovi i 100 franchi con Giacometti, i 20 franchi con Paul Clay, eccetera, eccetera. Questa è ostentazione, è ostentazione nel cercare di far dare un valore alla banconota, ma la banconota di per sé è un pezzo di carta, questa è un'opera d'arte. La banconota è un pezzo di carta, niente di più, che ha la valenza finché uno Stato sta in piedi. Se poi uno Stato va in default, per qualsiasi ragione, no? oppure queste banconote che magari diventeranno oggetto di collezione in quanto ora stiamo andando verso le criptovalute, verso eh, una moneta virtuale, verso una, un, le carte di credito, voglio dire, no? quindi destinata per forza di cose a scomparire. La banconota è già un fatto arcaico. No? Quindi, non siate legati a queste banconote che prima o poi non serviranno più a niente. Cioè, eh, se poi ci sarà qualche forma dittatoriale che, che, che dove ti, 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 ti impongono di entrare nelle casse di sicurezza, Dio, siamo finiti. Cioè, vabbè, meglio che tu hai un'opera d'arte così come le hanno le grandi finanziarie, così come le hanno le banche, così come le ha il Vaticano, così come le hanno i musei. Questo è quanto. Meno soldi nelle casse, più opere d'arte in casa, perché alla fine è l'unico investimento vero. Fai vedere la carta 4, 5, mi chiave richiesta. Sì, va bene. Allora, allora, facciamo vedere... Sì, vediamo, la, vediamo la, carta, la carta che è molto bella, bianco e nero, che, che è 40x50. 40x50, 4009. Anni 80, pensino che io sulla lista avrei 7009. per dire, 4,5 quindi mi dice Andrea. Prego? 5 questa? poi scusa? Quindi questa la proponiamo a 4,5 ed è ed è. 40 per 50. La 7, sì. La numero 7 è quella rossa. E viene... Ah, ecco, sì, questa è 40 per 50. Scusate, allora l'inchiostro su carta è 35,5 per 50. Questa è 35,5 per 50. La tecnica mista su tela... No, chiedo scusa. L'olio su tela dell'80, 40x50 viene 7009, è un cangiante rosso, eh, è un rosso Serise più che altro, no? Quindi ci sarebbero tutte le basi della pittura analitica, signori, per arrivare a questo colore, però purtroppo è penalizzato dal vetro e quindi non riuscite a vederlo bene. In ogni caso, signori, a casa vostra, senza impegno, nel giorno da voi preferito. Andrea, io ti chiederei, sto avendo un piccolo calo. Sì, sì, perché mi do una scossa, perché eh, voglio, voglio le conferme stasera, ma non le voglio, le voglio dagli amici, le voglio dai, che da coloro che sono già clienti, perché vi stiamo facendo un favore, voglio almeno qualche conferma signori, perché non esiste al mondo, eh, che, se avete Dorazio, se avete Perilli, magari non avete Turcato, ecco, non è completa la collezione, qui parliamo di uno che non dico che li equipara, ma in certi frangenti li potrebbe anche superare. Guardate che da Doroteum e eh, in aste importanti internazionali Turcato ha, ha ricevuto aggiudicazioni dei, dei 180, 300 mila euro e, e 400 mila euro a distanza di mezz'ora fra un'asta e l'altra, ma stiamo parlando del 2009, 2007, 2009. Poi non si trova più niente perché noi col nome conosciuto che abbiamo lanciato messaggi in tutta Italia, eh, doveva arrivare anche una superficie lunare, non ci è arrivata perché le superfici lunari non possono prendere colpi, signori, altrimenti si sfarinano e quindi vanno anche eh, conservate in un certo modo, eh, vanno fissate queste superfici lunari con eh, mh, degli elementi chimici proprio che, che non permettono lo sfarinamento della gomma piuma. E chi si fida a muoverle? Il verde l'abbiamo solo accarezzato e sono i famosi insetti. Bene, carrelata a ritroso. Vediamo quel verticale che è anche interessante. Grazie Andrea, scusami. Vediamo anche il verticale, ecco però il prezzo non lo voglio dire. E, no, no, un po' più piano, sai? Vediamo quel verticale giallo e. Poi andremo sul verde che è interessante. Allora, il verticale, ad esempio. Misura un metro e venti per sessanta. Olio su tela, naturalmente cangiante. E questo è quando John Huston gli ha detto di andare a dipingere i deserti. E lui ci è riuscito, perché alla fine, signori, questo è. Ma per quale motivo Turcato avrebbe dipinto questa quest opera in verticale? Per quale motivo, in una misura così bislunga, cos'è una duna, questa marroncina, questo giallo, è il contesto della, del sole nel suo modo di radiare? Ma c'è una luce ascensionale, vedete, la, la lezione anche eh, poi in quello che diventerà un suo compagno di militanza, non in senso militaresco ma in senso artistico, che sarà Antonio Corpora che dipingeva le luci ascensionali, e i miraggi del deserto, eccoli qui, ecco perché Lionello Venturi diceva sono artisti omogenei, ho messo insieme Birolli, ho messo insieme Afro, ho messo insieme Vedova, Turcato, Corpora, Mattia Moreni, per la loro omogeneità nel trasferire un messaggio pittorico. Sono opere, grazie Andrea, sono opere da collezionismo, da alto collezionismo, signori, se abbandonate Turcato, credetemi, dovete recuperare... È tutto un percorso che vi è sfuggito, ma forse voi lo vedete depauperato in qualche asta. Compratelo ugualmente, usatelo come carta moneta fra cinque anni. anni, anziché farvi pilolare i soldi da qualche operatore scaltro che poi si, lui va in barca su una barca di 40 metri e voi dovete prendere la gondola a noleggio. Me lo volevo tenere per l'ora delle streghe. Vediamo il verde, gentilmente. Vai dallo zio, ti dà un biscottino. Quindi, signori, la storia di Turgato è veramente infinita. Interesse arduo e composito è stato quello di suo cognato, che ringraziamo di esistere perché ha fatto un lavoro di archiviazione e di pulizia del mercato straordinaria. Quindi un saluto va al comendatore Tore Caruso. No, onestamente guardate mi piacerebbe sapere, questo non lo so, eh, in questo momento mi sfugge, spero che sia fra di noi, che sia ancora al mondo, cioè voglio dire, perché gli anni passano per tutti e talvolta nella mente una persona ti vive, ti vive e, e magari è scomparsa da qua. È morto un grande gallerista amico mio. L'ho saputo, mi è venuto un colpo, ho imparato a conoscere Mattia Moreni con lui, quindi lo sapevi tu di proprietario della Galleria Morone, Spadon, Andrea, sapevi niente? Passato a miglior vita. Io e Marcello, l'altro ieri siamo stati in un funerale di un cardiologo importante qui di Marcon, è stato emozionante, noi eravamo in fondo perché non, non eravamo né parenti né amici, un bel corteo. E gli hanno fatto questa bellissima corona a forma di cuore, fatta di rose rosse, bellissime. E a me è toccato riprendere una in fondo alla fila che continuava a ridere. E io ho detto, ma scusi, è morto un grande cardiologo, lei che fa ridere? Dice, eh lo so, dice anch'io sono un medico e chissà quando morirò io che sono ginecologo che corona mi faranno. Va bene, va bene. Fluorescente, Be bella quella ripresa, eh, Marcello, Marcello, bellissima. Quella precedente, grazie, grazie. Tecnica mista anni 70, centimetro 80x60, fluorescente. Ecco, questo è così come lo vedreste in casa vostra, signori. Io ci rido, ci scherzo perché non ho più paura della morte e ringrazio Dio di avermi fatto vivere a dispetto e a discapito di. Ma io ho vissuto i tempi più belli in assoluto, signori le donne più belle del mondo, rifarei tutto da capo, eh, non posso lamentarmi di niente, sono veramente un fortunato, adesso sono solo come un cane, se mi dovessi anche fidanzare con una vedova in questo momento le farei resuscitare il marito, non ho più fortuna neanche in quello, sono da solo con il mio cane, non come un cane, con il mio cane, ecco, però ho vissuto questa bellezza. Del boom economico italiano a partire dagli anni 60, io ero ragazzino, avevo, dieci, avevo sei anni, sette anni, però voglio dire, mi guardavo tutta questa Italia crescere, questa Milano che è diventata una dinamite incredibilmente fino a tutti gli anni 80, 90. Ho visto gente eh, elevarsi, gente cadere, gente che sembrava incrollabile tornare a zero, sotto zero, mh, gente che ha avuto la forza di rialzarsi e allora, Cosa vuoi portare via la capitale economica dell'Italia, che è Milano, con tutti i beni che ci sono a Milano e con tutti i soldi che ci sono a Milano? O a Brescia, o a Bergamo, o a Como, o in tutta la Lombardia. No, signori, non facciamoci illusioni: non porti una capitale economica che da sempre ha sostenuto il Sud, da sempre, molti del Sud si sono stabiliti al Nord e si sono anche fortificati con la prima, la seconda casa, con il loro lavoro e tutto qua. Un'Italia meravigliosa. Mettiamola d'accordo signori, perché ne vale veramente la pena. E anche da questo Covid ne dobbiamo uscire perché ovviamente questo Covid mi pare di capire che sia eh, una sorta di imposizione basata su interessi economici, perché alla fine, alla fine andrà a finire così ecco sì, la malattia c'è sicuramente il virus c'è sicuramente però cioè, quello che dovrebbe essere di dominio pubblico quindi il vaccino per tutti ma gratuito non che tu se vai a Dubai ti offrono l'hotel 5 stelle ti offrono il volo andate e ritorno e però poi se vuoi farti il vaccino con il richiamo devi spendere 45 mila euro a testa ragazzi, ieri sera sentivo del Debbio dice io me lo vado a fare a Monte Carlo e l'altro eh, L'editore diciamo ah, me, me lo vengo a fare anch'io, allora cosa, cosa abbiamo? Un diritto di onnipotenza di vita e di morte su chi ha possibilità e chi non ne ha. E eh no signori non scherziamo, non scherziamo. Bravo Andrea, grazie. <ride> ecco, quindi insisto sulla capitalizzazione delle opere d'arte prima che siano altri a comprarsele, di routine, di routine. Conosco operatori finanziari che sono. Eh, Mh, incaricati di comprare opere d'arte a più non posso per poi proporle a blockchain eh, eh, di 5.000 soci e eh, quindi come fonte di investimento. Non fatevele portare via, signori Orler, è un'azienda familiare, abbiamo a che fare con dei clienti con i quali abbiamo familiarizzato. Spendano per quest'opera, la paghino magari anche mh, non so, con una dilazione di tempo, ma se, non, se avete turcato mh, tutto quello che sto dicendo non vale nulla, ma se non avete turcato per completare la vostra passione fatelo perché qui questa sera avete la possibilità di ricevere a casa vostra un'opera entro due o tre giorni vi mettete d'accordo con una forma di pagamento anche eh, a G no? tanto per in te addirittura c'è anche la finanziaria quindi ve la potete pagare magari in 12, 24, 36 mesi poi, poi andremo a vedere quando siete arrivati a un quarto di pagamento a metà pagamento eh, quanto vale a tutti gli effetti l'opera. Fantastico, stavo parlando di Ettore Caruso, del lavoro che ha fatto, eh, nella raccogliere tutte queste opere, codificarle, perché tutte a Tergo, signori, hanno un lunghissimo eh, codice eh, di riconoscibilità presso l'archivio. Poi basti vedere le tele, l'età della tela stessa, signori. Questo, questo verde, ad esempio, che forse presumibilmente sembra mostrare alcuni movimenti floreali, ma sono, credetemi, è un'interpretazione di quello che poi diventeranno le mosche cinesi, perché questo è basato sulle mosche cinesi, nel senso che la mosca non è l'interpretazione di una mosca, è proprio dato dal fatto che Giulio Turcato ha disciolto questi ideogrammi cinesi, li ha disciolti, li ha semplificati, questo che è un segno ricorrente di Turcato sta proprio a indicare le mosche cinesi. Turcato c'erano dei momenti in cui dipingeva e, secondo un racconto, un aneddoto, gli capitò una mosca sulla mano dove lui teneva il pennello e dove lavorava con l'acrilico e quindi questa mosca dalla mano saltò in questa direzione e lui cominciò a raggiungerla col pennello, forse per scacciarla, nel frattempo aveva tracciato una riga e seguiva il volo della mosca, così come, non so, eh, Ungaretti diceva che Filippo De Pisi aveva la leggerezza della zampa della mosca nel dipingere. No? Ecco, questi sono già quegli ideogrammi fluidificati, disciolti, in questa tempera bellissima smeraldina, no? che poi non è tempera ma è olio, ma in questo stemperamento smeraldino di colore, o salvia se preferite, dove l'intensità mette in risalto per l'appunto questa segnica, che pare banale, ma non è assolutamente banale, e sono sticangianti, perché non troviamo altro. Non mi vengono a chiedere delle opere che è impossibile trovare, signori. Io l'altra sera ho visto presentare una gomma a piuma, e io ne ho vendute diverse, soprattutto in quel di Roma, no? E volevo telefonare, ma cosa faccio? La mia voce la conoscono. Ma non per comprarla, per chiedere il prezzo, perché tutto quello che voi dovete fare questa sera è chiedere il prezzo di queste opere: vanno da 4.500 a 23.000, ma sono tutti capolavori. Abbiamo cercato di scegliere il meglio. Questa non capisco perché non è ancora stata prenotata, ad esempio. Oppure la porta cinese, in questo caso, non capisco perché non sia stata prenotata. Aspetta, Marcello, gentilmente. Gentilmente Marcello, mi puoi mandare in onda qualche immagine di opere di Turcato che magari puoi ricavare, eh, magari opere più importanti, più datate, che non sono le nostre, ma per far capire, non so, le superfici lunari, per far capire che cosa ha fatto Turcato e quindi per far capire ai nostri interlocutori che sono ancora in tempo ad avere qualcosa di Giulio Turcato. Dopo vi faccio vedere un bianco da... questo è nostro, ce l'abbiamo qui appeso. Paesaggio con mosche cinesi del 70. Grazie Marcello, cambia pure se vuoi, farne vedere altre. Facciamo vedere il Turcato, facciamo vedere le sue immagini, il suo entourage. Signori, io non so, è già un'ora e mezzo che parlo di dieci opere e dovrò far finta di niente, ricominciare da capo per i nostri telespettatori che ci raggiungeranno eh, più tardi, verso le 11 e quant'altro. E quindi dovrò spremermi, ma non so più cosa inventare, ma non c'è niente da inventare. Non, guarda, sembra mio amico Giuseppe questo, mio amico Giuseppe Di Vignola, è il sosia. Domani lo chiamo, gli chiedo delle ciliegie di vignola sotto spirito, l'aceto balsamico invecchiato, quello eh, con 12 mesi di invecchiamento. Sono identici, sono identici. Va bene, va bene, va bene. Vediamo un'opera nuova, signori, che non avete ancora visto. Vi mostro un bianco. Siderale, bellissimo, di Giulio Turcato. Sì. Biscottino. Vai, al biscottino, vai Signori, è bello come un'opera di Piero Manzoni, è bello come una croma di Manzoni, che peraltro ha conosciuto ovviamente, no? Quando ancora forse Manzoni non era una celebrità nel periodo... Anzi, devo dire la verità: quando Turcato era a Milano Manzoni aveva tre anni, perché Manzoni è nato nel 1933 e Turcato era a Milano nel 1936. però nel contesto dello spazialismo c'è stato anche l'incontro in quel di Brera eh, con gli spazialisti e anche con tutto l'ambiente eh, militante in quel di Brera, sia pur. Eh, interessato ad altri ismi piuttosto che allo spazialismo, perché Mabrera era il fulcro d'incontro di, di tutti gli ismi, i vi compresi surrealisti, come l'AM, come... Guardino che cos'è questo lavoro di Giulio Turcato, signori. Non lo so, io non ho... Allora, potete pagarlo tramite la finanziaria, quindi nel tempo, scusa vado dall'altra parte perché le, le misure le ho di là. Allora, potete pagarlo come vi pare. eh è un 60x80 del 1974, un cemento, una una, una forma, un, una pittura informale, tutto sommato, perché è informale, vedete, ma che dà quasi origine a un girasole di Van Gogh, è talmente bello, guardino. E eh, chissà che cosa voleva intendere, nel 1900, siamo nel 1974, signori, eh, lui è già reduce dalla firma degli anni '40 il manifesto del Fronte Nuovo delle Arti, un manifesto che si redige poi, peraltro, in via alla Galleria Spiga di Milano, no? tanto per intenderci, è lì che si firma questo manifesto. Poi prosegue per Venezia, con l'autorevolezza di Emilio Vedova in quel eh, Caffè dell'Angelo. Poi i relativi viaggi a Parigi di Giulio Turcato, unitamente. A, insieme, insomma, a tutti i suoi amici, i vari neocubisti, ma non so, insieme anche a scultori, Pericle Fazzini, tanto per intenderci, eh, Guttuso, eh, Sante Monachesi, mi vengono in mente un po' di, di, di questi artisti che andarono in viaggio a Parigi con Turcato e siamo ancora sotto, eh, non so, gli amici di, della, del fronte nuovo della del fronte nazionale della gioventù dei pittori che diventerà per l'appunto poi il fronte nuovo delle arti no? ma tutti, Turcato, Consagra, Maugeri, eh, Uguattardi, eh, il marito della Cardi, San Filippo, la Carla eh, andarono a visitare gli studi di Picasso, di Kandinsky, di Paul Klee di Giacometti, di Fernand Leger cioè, si sono fatti veramente, ma non solo gli incontri con lo scultore Brancuscio e quindi gli incontri con uh, Jean Arp, la capitale delle arti, Parigi, ecco loro ne sono rimasti contaminati, in modo particolare Perilli, D'Orazio, voglio dire, si sono, è così che si è costituito il gruppo Forma 1, durante un dibattito, durante un viaggio, ma qui che siamo, abbiamo superato eh, il periodo... Il periodo eh, dello siamo in pieno clima spazialista. Dal 64, quando eh, Rauschenberg arriva alla Biennale di Venezia, nasce questa, questa spinta verso eh, la, diciamo, il viaggio spaziale, quindi il primo lunaggio, eccetera, eccetera. Turcato, però, nel 64... Quando, quando Rauschenberg vince la Biennale veneziana con Retroactive per l'appunto, produce perché vi ho detto la superficie lunare primaria la fece nel 64. Attenzione, non esistono superfici lunari del 61, del 60, sono nate proprio in occasione di quella Biennale veneziana. E poi Turcato ha avuto diciamo eh, degli spazi eh, tutti per lui. Mi spiego? Perché era un, fatto, un evento eccezionale laddove la Biennale esponeva le avanguardie in uno spazio e eh, il classico eh, realismo sociale in un altro spazio. no? Quindi queste superfici buterate eh, della Luna interpretate attraverso la gomma a piuma. Però, però dal 64 in poi eh, Turcato ha queste visioni, eh, come dicevo, eh, del deserto. In quanto suggestionato da, da John Huston che girava il film La Bibbia, no? il famoso Colossal, perché Turcato alla fine seguì a sua moglie, oh ragazzi, le voleva bene, era innamorato, non ci teneva a perderla nell'ambiente del cinema. No? E quindi lo stesso John Huston, l'ho detto all'inizio della trasmissione, gli suggerisce di, di dipingere il deserto e queste sono le visioni di quel deserto. Una visione completamente in bianco, come questa, fatta di fluorescenze, fatta di elementi materici, di sabbie, di fosforo, perché questa deve luccicare anche al buio di notte, mi spiego? Era quello che esattamente. Bene, grazie dei saluti, e io ricambio con salute e valute a tutti. Ora io non so come si veda quest'opera, secondo me tu la vedi bene. Non sono, no, no, io, io ho una, un problema a questo periodo, un'oculopatia, all'occhio sinistro, vedo in ombra. Però io cioè, un'opera così, anche se è bianca, l'avrei collocata nel punto più luminoso della galleria, l'avrei resa. Desiderabile come una croma di Piero Manzoni. È straordinaria questa, signori. Ah, questa è un'opera materica, vedete: qui c'è un centimetro di spessore materico. È, è una cosa pazzesca. Questo è Turcato che si è liberato di ogni oggetto, di ogni soggetto. Questo è Turcato visionario nel 74, in questi anni eccezionali. Vediamo l'opera. cioè eh, Sono opere. Che nasceranno proprio, eh, e che sono opere che, che quasi sono una vigenza, quello che sarà poi la rottura con, eh, con il, il periodo in cui sua moglie lo la lascerà solo, ecco, perché lui non ci voleva stare solo, cioè lui l'avrebbe seguita in capo al mondo. Tant'è che quando la moglie è dovuta partire per gli Stati Uniti in occasione di girare un altro film, e lui è andato veramente eh, eh, incontro al, al dio Bacco, ecco, per dire? No? Cioè, quindi ha avuto anche dei periodi eh, di drammaticità, di sofferenza, però le passeggiate newyorkesi, gli incontri con gli artisti internazionali, eh, il, segni, il segnico, diciamo, come può essere questo, eh, che nasce già intorno al 1972-73, opere che coincidono eh, dal 74 fino al 95 con un senso scultoreo e anche un senso di di libertà, un senso più avviato verso la scena naturalistica, perché lui andrà anche in Kenya, quindi rimarrà abbacinato, abbagliato, eh, diciamo, da quello che è la bellezza della terra, no? Poi ha fatto diverse esposizioni e eh, ha partecipato, guardate, dappertutto, quindi anche suggestionato e interessato perfino dal clero nel ehm, elaborare certi dipinti, poi la, la grande ammirazione per l'astratismo lirico, in questo senso è lirico anche questo, no? Cioè, ad esempio, nel gruppo degli Otto Pittori Italiani, Turcato ha un dibattito con Emilio Vedova e con Afro Libio Bazzardella di Udine, no? Perché Emilio Vedova è un espressionista astratto. Afro è un, un astrattista lirico. No? Lui che cos'è? La modalità di far coincidere entrambe le cose. Cioè, lui che viene da una filosofia orientale cinese, dove si è permesso di sciogliere gli ideogrammi cinesi, signori, più libero di Turcato nella sua astrazione chi c'è? momento, E quella grande amicizia, quella amicizia spirituale. Di un grande inventore dell'astrazione come Vassili Kandinsky, signori, perché lui ce l'ha nel DNA, perché alla fine un conto è essere astrattista insulso senza mostrare niente e ingannare l'interlocutore, un conto è essere astrattista laddove tu hai modificato la natura delle cose, perché Kandinsky questo ha fatto. Kandinsky, quando gli hanno chiesto, ma tu sei una dipingi cose incomprensibili, dice cioè, no, io dipingo la verità, come la verità? Qui non si capisce niente, non capisce che non vuole capire, io dipingo la verità perché se vado sott'acqua, mi immergo in mare sott'acqua, nuoto a occhi aperti, perché mi piace vedere tutto ciò che mi viene incontro, quindi la, la vita ridotta a microcellule, le, i celenterati, eh, queste piccole meduse, eccetera, questo ha dipinto Kandinsky, no? quindi un messaggio lapalissiano. palisiano. Della prima avanguardia dell'astrattismo mondiale, che viene saggiamente interpretata da un artista come Giulio Turcato. Qui è libero, ma è talmente libero che la visione diventa il bianco assoluto, quindi la bacinazione, l'azzeramento del tutto, come ha fatto Man Manzoni con i suoi caolini, perché questo pare pari a un caolino. Eh. E allora chiedono quanto costa, perché questo, questa è un'opera che ci ho tenuto a presentarla un po' più tardi, perché è più rara. Cioè, Vale di più un bianco di Lucio Fontana o vale di più un rosso, signori? Attenzione, non traditevi, perché tutti vogliono il rosso, ma vale di più un bianco o vale di più un rosso? Entriamo nell'opera. Signori, io mi rendo conto: una trasmissione difficile. Io pensavo di poter giocare su 20-25 opere, giocare su 11 e devo dare la vita questa sera. Ci accontentiamo di due, tre amici, clienti, collezionisti. Ma giuro, se voi non prenoterete un'opera di Turcato con tutti gli attu che potrete avere per il pagamento, tutto l'agio, tutta la possibilità di pensare... Eh, nell'arco di 10-15 eh, giorni non temperanza alle leggi che vi tutelano anche sul recesso ma il eh, recesso significa un re che fa pipì come Luigi XIV che fa i suoi bisogni eh, nella reggia di Versailles e la faceva dove gli capitava tanto c'erano eh, eh, i servi che raccoglievano le, le, le deiezioni del re e allora signori avrete tutto il tempo per discutere con voi stessi se avere e fare in tempo ad avere un'opera di Giulio Turcato. Non mi piace essere aggressivo per vendere un'opera, questa è sicuramente, questo non colore è una delle più belle, in assoluto. Se poi andiamo a indagare in quell'opera, signori, c'è cioè proprio la base degli ideogrammi cinesi. Allontaniamoci un po', allontaniamoci un po' quelli che sono stati poi il preludio delle famose mosche cinesi. Allora facciamo una cosa, facciamo una cosa, adesso ti, adesso ti do una mano anch'io Andrea. Eh, Marcello... Gentilmente, eh, ho bisogno di un sottofondo musicale per passare in rassegna tutta la carellata. Io do una mano ad Andrea a risolvere un problema al centralino, perché mi pare giusto fare anche questo, ma nel contempo vi do la possibilità di vedere tutte le opere. Quindi, eh, con molta... ah, ecco, abbiamo anche delle schede, però con molta calma preferisco la diretta, non le schede. Preferisco la diretta. Bella la musica, grande Marcello. Come al solito, potrai fare anche il DJ prossimamente. Allora, allora torniamo al nostro mostro sacro, Giulio Turcato. Signori, nato nel 12, scomparso nel 95. Di bianchi ne ha fatti uno su mille. Vi rendete conto? Quindi, questo è il dipinto, l'opera di Turcato che potete tranquillamente collocare, io ne ho già parlato prima eh, eh, potete collocarlo a fianco a un fontana, a un manzoni a un cretto di burri, questo è Turcato il peso lasciamo stare la valutazione che è minimale rispetto a questi artisti che ho menzionato dove si parla di milioni di euro, ma questo è bello come una croma di manzoni, quanto spendiamo per questo quadro? Andrea, quanto costa? Forza senza vergogna fammi un prezzaccio, per la prima telefonata, cioè assolutamente signori, questo è il, il top della serata, gli abbiamo dato la Black 14.500 euro, ecco è l'ultimo prezzo, l'ha già scontato rispetto al prezzo che io ho sulla lista, 14.500 euro, un turcato così, presumibilmente eh, del, anzi, del 1974, 60x80 bianco, introvabile. Il bianco di Turcato è uno su cento, uno su mille, ma chi ce li ha? Eccolo qui, Eccolo qui. un paesaggio straordinario, degno dell'importanza dei più grandi informali della Terra, signori con un peso storico di cui ho fatto menzione all'inizio della trasmissione, nei suoi anni che vanno dal 1936 fino a quando è scomparso, eh, dagli anni 1936 fino al 1960, dove eh, ha girato mezzo mondo, ma soprattutto quelle tappe d'obbligo che erano Milano, Venezia e Roma, all'ombra del fumo della minestra, signori, fino all'incontro con i grandi personaggi della storia dell'arte. Come diceva il buon Migneco, se non conosci il morso della fame non potrai mai diventare un artista. Adesso è troppo comodo essere artisti. Poi, quelli che non ce la fanno a diventare artisti diventano spie in trincea, diventano tutti critici d'arte. Ecco. ma tu, come tu a casa, come mi puoi discutere l'importanza storica di Turcato? Non puoi, non puoi perché questo è un feticcio dell'arte. Quindi, siamo anche in tempi di eh, recessione economica o così, almeno pare, ma siamo anche in tempi in cui il denaro è a rischio, quindi tutelati col tuo denaro, con un'opera d'arte che ha un peso. Io ho parlato, signori, di eh, John Lowe, eh, dell'invenzione dell della carta moneta in, in, a Venezia, a Parigi insieme a Luigi XIV. Ho parlato di queste cose, della manipolazione della carta moneta e anche come invenzione del diavolo, perché non ha mai reso felice nessuno, cioè. Che cosa volete fare? Diventare più ricchi del cimitero? Non so, allora per quale motivo le banche si appropriano di intere collezioni, arricchiscono i loro cavò? Insomma, imparate dalle banche. Io non sto screditando le banche, non sto dicendo che sono usurai, non sto dicendo che gli operatori finanziari che muovono grandi capitali... Eh, che poi diventano blockchain, eccetera, eccetera, e, e entrano in possesso di opere d'arte, a garanzia di che cosa? Della carta moneta, l'arte è la garanzia del danaro, del vile danaro, signori. Quindi questa è un'opera straordinaria, Devo trovare il collezionista per quest'opera, devo trovare il collezionista per quel progetto di lenzuolo a San Rocco, devo trovare il collezionista per quel cangiante rosa o per quel quadro dalla parte opposta, quell'arcipelago blu straordinario che è già l'impostazione delle rovine di Varsavia. Signori, straordinario, grandioso, artista. Ora il bianco diventa sempre uno dei colori più difficili, ma questo si vede bene. Ringraziando anche questo nuovo cameraman che sta lavorando molto bene, non lo conoscevo, Riccardo. Complimenti, chiederò eh, 200 euro in più di aumento per te di stipendio, così almeno sei felice anche tu per l'energia che stai dedicando a questa trasmissione. Allora, signori, questo è il pezzo che egregiamente sta accanto a Homburri. Che egregiamente sta accanto a un Manzoni, che egregiamente sta accanto a un Fontana, perché il contesto storico non pregiudica la valutazione di questi maestri più eh, richiesti e più celebrati eh, a livello mondiale. Ci arriva anche Turcato, ci arriverà anche Roberto Crippa, noi abbiamo un Crippa da 350.000 euro. Voi direte, oh la madonna che Crippa è, certo, è un Crippa di 4 metri per 240. Eh, la famosa battaglia di Budapest ce l'abbiamo noi abbiamo dei moreni signori da mal di testa che non, anzi ospiterò la figlia Francesca chiederò a lei l'autorizzazione di esporli per dire no? comunque pubblicati sul e consapevole abbiamo venduto dei nici straordinari abbiamo venduto degli shimamoto che, che, che hanno arricchito anche qualcuno degli shiraga che oggi costano milioni li avete comprati qui e cos'è vi, vi fate Riguardo per una cifra così piccola che vi consente ancora di poter avere un'opera di turcato, signori. Ma guardatevi i dibattiti televisivi, guardatevi eh, eh, questi eh, talk show eh, dove chi urla eh, di più eh, vince, la, 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 vince che cosa? il premio. Eh, non so, io gli, darei un, una, gli farei fare una bella tisana di pane e soppressa Veneta e un bicchiere di vino li manderei al dormitorio pubblico. Allora signori, la cultura non tradisce, l'arte non tradisce, questo è il pezzo eh, così come la settimana scorsa mi sono concentrato su quella favolosa opera di Remo Brindisi che l'avreste voluta in 6 o 7 addirittura. Il piccolo errore sul Perilli, ma per induzione dalla mia lista che adesso non le uso più perché se no mi confondo. Questa sera è scritta giusta, questa sera ci sono le misure scritte bene, questo è da comprare, signori. Cioè non lo so, mh, non dico niente, ma siccome non sono riuscito a fare un acquisto, io un bianco così di Turcato, credetemi, me lo metterei orgogliosamente in parete, magari vicino anche ad artisti della pittura analitica potenti, monocromi stessi. Perché no? Perché no? Un monocromo così pulsante, così animato dalla matericità usata da Turcato nell'interpretare questo che sembra un fatto naturalistico, sembra quasi un omaggio a Van Gogh, sembra quasi l'impronta di un girasole, sembra quasi un fiore di cardo. Eh, voglio dire l'elementarità legata a quel fattore terra, a quella visione della terra laddove non so, vengono esaltate delle piante, dei fiori particolari che sono poi l'induzione da parte di un artista che vi pare informale, vi pare astratto, ma in realtà è l'esaltazione della natura. Questo è un pezzo straordinario, signori. Guardatevelo bene, a casa vostra, senza impegno, ne prendete visione, eh, parlate con Andrea, eh, vi troverà anche la soluzione ideale per non rinunciare, per averlo eh, vostro in parete, come patrimonio di famiglia, e vale più dei soldi, signori. Questa cifra mette in ridicolo Giulio Turcato, probabilmente dovevamo chiedere 27 mila euro, allora qualcuno avrebbe abboccato, dice, caspita, allora è importante, allora compri me. No, questo è un prezzo politico, lasciano perdere gli specchietti per allodoli dove li vedete a meno, e eh, voglio dire, voi dovete avere la garanzia. Non solo dell'archiviazione, ma la, la garanzia di una società con un nome sessantennale in commercio che risponde a vita per la legge, signori. Noi rispondiamo a vita dell'opera che vi poniamo in casa, che vi collochiamo in casa. Quindi questa è la vostra garanzia. La fiducia che date al medico di famiglia, la fiducia che date al gioielliere di fiducia, signori. La stessa cosa. Quindi noi per primi siamo esposti con Turcato. Signori, non mi deludano, non mi deludano, non dovete deludermi perché questo è un pezzo da manzoni, da burri, vicino a un creto di burri, ma perfino vicino a un catrame di burri, perfino vicino a un catrame bianco di manzoni. Ma dai. Non ci posso credere, sì, abbiamo controllato l'antenna Andrea, è tutto a posto sopra l'antenna, non è che il vento l'ha buttata giù e magari c'è qualcuno che vuole comprare ed è impedito da un, da un fattore tecnologico. Signori, arrivare secondi qui significa, significa, significa rassegnarsi al fatto che siete rimasti secondi anche in amore. Ecco per cui uno dice, vabbè ho trovato la strada fatta, sì, però voglio dire, quando tu hai un pezzo doc, un pezzo importante... Eh, voglio dire non puoi arrivare secondo, no, 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 questo è l'unico lusso che ci permettiamo di incentivarvi sotto il profilo del primo, del secondo, del terzo, del quarto, perché la televisione è pubblica e abbraccia un numero più elevato di ascoltatori, di collezionisti, salvo che non ci siano le solite partite. E tanto voi cosa fate? Vedete le partite? Sì, bello, una bella cosa, sicuramente, anche io l'altra sera ho visto Inter Milan. Eh, cioè, Aspetta, non ho capito. Ma sì Andrea, io ti sto vedendo lavorare al telefono tutta la sera, però tu capisci... Allora, noi abbiamo una tipologia di lavoro completamente diversa. Allora, 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 noi lavoriamo molto anche nelle repliche, ve lo dico con il cuore. Andrea mi dice, Michele, stai tranquillo. Non ti agitare, ci sono già delle conferme, ma non te le posso dare perché devo discutere le formalità eh, di pagamento, l'eventuale permuta. Ecco, noi non facciamo le, le finte a staccare opere d'arte, voglio dire, no? Cioè la stacchiamo se proprio il cliente, come è capitato l'altra sera, all'inoltre dice no, no, la signora che ha chiamato per prima dice lo voglio io, quel quadro. Non solo, il signore che ha chiamato per il Perilli, che io ho detto è, è più bello di un vasarelli. No, non ho mica fatto un errore, una un'astuzia commerciale, quel signore l'ha capito, ha capitolo, comprato il quadro, voglio dire, questo è importante, no? questo è bello come un Kandinsky, ad esempio, no? perché c'è tutta una filosofia dell'ammirazione di Turcato nei confronti di Kandinsky, è bello come un Manzoni, cioè è bello come, come un Burri, e andrebbe collocato fra questi autori, perché Turcato regge il peso storico. Attenzione signori, non sottovalutino l'idea, io non insisto più perché è bello questo, è importante nella sua apparente banalità la porta cinese, sembra banale ma è una chiave di svolta di Turcato che lo porterà a tutto il seguito della sua ricerca, però ce n'è uno là in fondo signori che non posso metterlo accanto a questo perché è blu e questa è la parete nera, non me lo metterebbe in risalto, però ripartiamo. Ripartiamo proprio dalla, no, no, dalla, dalla, porta cinese. Ripartiamo dalla porta cinese. Lasciamo il bianco in balia eh, degli, degli appassionati che in questo momento hanno preso contatto con Andrea. Parlino con Andrea, perché non vi lascia senza il quadro. Troveremo la soluzione per accontentare tutti, anche coloro che in questo momento dicono: sì, io potrei fare questo sacrificio, ma ho in corso questo, questo già con voi, magari meglio se siete già nostri clienti. Cioè, voglio dire, avrete sempre una, una, una possibilità di privilegio. E allora, signori, poi, come dicono a Napoli, chiacchiere e tabacchieri di legno al monte non si impegnano. I quadri costano, costano per noi, costano anche per voi. E non venitemi a dire che sono cari, perché cari sono i cagnolini, i gattini, i nipotini. Voglio dire, i quadri sono costosi, sempre, sempre sono costosi. I quadri che contano sono sempre costosi. Quando voi trovate un turcato così alla metà di questa cifra... Eh, allora io vi invito a verificarne l'autenticità. A quel punto sono sempre affari per l'incompetente che poi si trova in casa una bella crosta di scarso valore, magari si ravvede dopo vent'anni e così ha fatto il gioco di mercanti poco seri. La porta cinese, la porta cinese, color cinabro, vedete? Ancora più sbiadito del cinabrio, come co cinabro come colore originale, proprio perché il colore cinabro è un colore sacro, è un colore sacro per le tre religioni monoteiste cinesi, quindi il colore cinabro è compreso nel taoismo, nel buddismo e nella religione più grande che è il confucianesimo, che è pari alla religione musulmana, tanto per intenderci, no? Poi le teorie religiose, eh, Confucio eh, che emana i suoi proverbiali insegnamenti, eh, che dice eh, se eh, qualcuno ha fame, e non offrirgli del riso, no? perché gli devi insegnare a coltivare il riso, va bene, ci sta, però c'è anche quello che ha fame e che non ha tempo di eh, coltivare il riso, dice Confucio, che vada a quel paese, perché io devo mangiare adesso se poi mi voglio mettere a fare il coltivatore. No? Allora, quando ho detto della potenza esplosiva eh, del mercato, dell'arte, data anche dal mercato cinese e dalla autorevolezza, eh, diciamo di questi nuovi ricchi cinesi che sono tanti signori sono tre volte il popolo italiano eh, ringrazio quel signore che ha tentato di correggere ma io ho do una documentazione precisa precisissima sulla quantità dei ricchi cinesi attualmente che, siano, attualmente che poi siano ricchi di Stato pilotati dallo Stato o che il capitalismo sia riuscito a entrare a livello globale attraverso la moltitudine di insomma, guardino eh, I due cinesi che hanno comprato l'Inter e il Milan, tanto per intenderci, no? sicuramente devono dar conto al governo, giusto? Volevano cambiare il nome allo stadio di San Siro, dovevano, doveva chiamarsi San Silo. Ecco, per dire. Allora, signori, la porta cinese, che è emblematica, questo è un quadro storico, già da avvicinarsi a una tipologia dove, anche se fosse di anni più tardi. Sì, l'opera è del 1973, ma ripercorre il periodo precedente in cui Giulio Turcato, sì, qui, questo l'avrà dipinto a Roma, ad esempio, quando avrà frequentato Tuambli, oppure lo stesso, eh, ehm, non Magnelli, ma ehm, l'altro importante che mi sfugge, ma c'è proprio una partenza della linea, ecco, ma una partenza della linea che è completamente diversa dall'espressione, non so, di eh, Scanavino, dall'espressione di Roberto Crippa che parte con una linea nelle sue spirali. Questo è sempre un chiaro riferimento a quello scioglimento degli ideogrammi come fatto di decorazione. E quindi Turcato qui è proprio nella libertà del gesto, in un lirismo che accompagna musicalmente l'opera, sul color cinabro, infatti intitolato Porta Cinese perché sono molto decorate. Questo è un altro pezzo importante, ad esempio. Questo è un pezzo importantino. Non so, è come se vi stessi proponendo un'opera di Tano Festa o di Franco Angeli, sperimentale, legata al 1961, 62, 63. Ecco, questo è dieci anni dopo che va a ripercorrere il suo viaggio in Cina, unitamente ad altri artisti italiani. Questo è già l'incontro con un grande artista italiano che permetterà a Giulio Turcato di liberarsi dei dettami, e quindi abbiamo parlato mh, di un grande artista sperimentale che ha, che ha dato proprio il giro di chiave a quello che è stata la, la libertà della forma espressa in arte, perché poi lui entra in Forma 1, no? Allora, nonostante Forma 1 inizialmente nella mh, libreria Gedor di Roma, e quindi affittata da Calvesi a questo gruppo di pittori sperimentalisti che mettono fuori i manifesti, siamo. Marxisti e formalisti, però alla fine imperano sulla loro decisione dell'abbandono eh, categorico e retorico di quello che era la pittura del pianto. Signori, parliamoci pi chiaro: perché da corrente fino all'inizio di Forma 1, signori, è stata una, una pittura che eh, esaltava la sofferenza della guerra, il pianto delle madri e eh, tutto quello che sappiamo, che concerne, quindi il realismo sociale, la fame, il realismo sociale espresso dal cinema, no, Forma 1 deborda, no? quindi con Turcato, con San Filippo, Laccardi, Guerrini, voglio dire, D'Orazio, eh, mh, consagra, deborda in tutt'altre direzioni fino all'America, fino all'America, attenzione. Occhio turcato signori, non mi deludono, andiamo avanti gentilmente, vediamo anche l'altra opera che è molto bella, questa è un'opera per la quale all'inizio della trasmissione avete chiamato in 4-5, ma questa è un'opera che è già stata vista, era stata la, il biglietto di visita della presentazione poi di questo speciale. E' proprio da quest'opera che ci è venuta la voglia di dedicare uno speciale a Giulio Turcato. Poi oggi mi telefona Andrea dice guarda facciamo Turcato, dico Andrea quante opere abbiamo? 20, 25? No, 11, 11. Cioè noi in tutta l'Italia abbiamo trovato 11, 10, perché questa l'avevamo già. E allora, signori, volete insegnare a vostro padre come si fanno i figli? Noi ne abbiamo trovate 10. E un momento, non abbiamo io un amico collezionista a Milano che ha i tranquillanti, cioè erano proprio delle pastiglie che lui applicava tanto per sedare, perfino quella grande scazzottata, non solo dei futuristi, ma anche eh, dei pittori eh, mh, del realismo sociale con i pittori che uscivano dagli schemi eh, con l'informale. No? Fu una grande scazzottata fuori da una mostra importante, quindi fra artisti, no? proprio alla ricerca anche della libertà dell'espressione in pittura, in arte. No? Quindi lui ha fatto questi tranquillanti, come dire, calmatevi. No? Ha fatto, nel ricordo di questi suoi viaggi al sud, quindi probabilmente in Puglia, dove viene celebrato San Rocco, e quindi ha fatto queste impostazioni eh, così frammentati, vedete, così eh, sgretolati eh, mh, di questi collage di fibre, no? Che non sono fibre sintetiche, sono fibre naturali, collage di carte, di cartoncini. Non vedete che sembra già perfino il ricordo di quello che pittoricamente poi sarà la distruzione, l'incendio di Varsavia. Cioè, è successivo a Varsavia, no? naturalmente, quel paesaggio che lui ha visto dall'alto di una città distrutta dai tedeschi, che lo ha talmente colpito. Ma di quadri emblematici di Turcato, dove si esaltano gli orrori della guerra, ce ne sono tanti. Poi ci sono dei bellissimi ritratti. Non so, il ritratto di, di Palma Lucarelli, che è molto bello, che è bello quanto un ritratto eseguito da Gino Rossi, no? che lui avrà conosciuto in quel di Venezia. Ma poi tutta la. Quell'osmosi che si è creata eh, in senso positivo eh, fra tutti i pittori eh, del Fronte Nuovo delle Arti, di cui lui entra degnamente nel 1946, eh, ma già con delle riminiscenze milanesi il gruppo del gruppo Corre di Corrente nel 40 vicino a Birolli, che va a Milano, vicino ad artisti come Treccani, Sassu, voglio dire, vicino ad artisti che hanno, sono partiti proprio con Corrente. No? Poi, lo ritroviamo nel gruppo degli otto, lo ritroviamo in forma uno. Signori, Turcato è uno degli artisti più completi, mantovano del 12. Vediamo quest'opera che è molto bella, è molto bella e su questa avete chiamato in diversi. E allora, che cos'è che vi frena? Il prezzo. Ma il prezzo, signori, noi lo esponiamo orgogliosamente, senza remore e senza timori di smentita. Perché? Oggi avete la possibilità di comprare un turcato sicuro, certo, e farlo crescere con voi in casa vostra perché non può esistere nel gruppo degli otto pittori, signori, nel gruppo degli otto pittori italiani, al di là di qualche stratosferica giudicazione, credo nel 2009, 2008-2009, non ricordo bene, fra Doroteum a Vienna e fra un'altra importante, non ricordo se le Soteli o so, Christis, dove proprio con i giardini di Mishuri e le mosche cinesi Turcato fa delle aggiudicazioni che superano ampiamente i 100.000 euro e una anche a 300 erotti, no? Poi c'è da aggiungere i diritti. Però, tutto sommato, se facciamo una valutazione mercantile, e questo lo dico anche per voi a casa, nel gruppo degli otto pittori... È giusto secondo voi, è corretto che Giulio Turcato e Antonio Corpora ancora oggi siano, sono quelli che costano meno? Allora beati gli ultimi perché diventeranno i primi. Costa, questo quadro costa la decima parte di un Vedova, ma già tardo, dagli oltre in poi, diciamo dagli anni Ottanta in poi, dall'87 in poi. Questo quadro costa meno di un Moreni. Cioè, voglio dire, costa meno di un afro, ma è consacrato da un grande che è Lionello Venturi. E Lionello Venturi dice: Io voglio questi. E, e Lionello Venturi è un mentore per questi artisti. Cioè, per quanto un tipo come Emilio Vedova, un bratile, schivo, ma molto energico nel parlare, è eh, un peperino, vedo, attenzione, par una, parla una parlantina anche molto, molto rapida, molto veloce, difficile seguirlo, no? ma uno che non si faceva troppi complimenti. Io ho visto delle opere, mi sono anche incavolato, regalate da vedova e, e ovviamente dedicate ai politici, so anche dove sono, no? al partito quindi. E evidentemente la legge diceva che qualsiasi introito fosse stato donato al partito o all'esponente di partito doveva essere messo in commercio per essere eh, venduto in quanto al partito occorrevano liquidi liquidi fatti con i quadri. E io so dove si trovano, credetemi, e so anche a chi sono dedicati. Quindi non mi permetto di giudicare se questi sono dei pellegrini che si sono venuti i quadri o se pure sono stati fedeli al partito e ho detto guardate io ho ricevuto questo dono da vedova, lo metto in vendita e questa cifra che ricavo e all'epoca signori un, vedova, un oltre di vedova costava 40-45 milioni di lire, erano, parliamo di lire, non di euro. Quindi voglio dire, questo è un turcato come la porta cinese. Vieni, facciamolo vedere, facciamoli vedere tutti, ma anche questo cangiante eh, Salvia è stupendo, con queste interpretazioni, questo motivo ricorrente di turcato che sta proprio a indicare le mosche, le mosche cinesi. Cioè queste sono le visioni nel periodo in cui lui ha dipinto nel deserto, cioè come Gesù Cristo quando è andato nel deserto a meditare. No? Ecco, lui, sì, è un cangiante, ma è una visione di una duna, di un fermento, di una luce, di un abbaglio, una luce ascensionale che va verso l'alto, cangiante, che riflette, che è magnetico, che è eh, fluorescente perfino di notte. Questo, questo, secondo me, signori, è il corrispettivo di quel capolavoro bianco, ma che definisce la matrice espressionista di Giulio Turcato l'arcaismo eh, di quel gioco di astrazioni che saranno le fondamenta di una pittura precedente figurativa, come le rovine di Varsavia ad esempio, perché viste dall'alto, ecco questa è la matrice, no? è proprio il cliché mh, che viene recuperato dai esperimenti eh, primari di Turcato che lo porteranno a un contesto di pittura figurativa e in corrente e successivamente eh, legata ai temi del realismo sociale di partito come Beato colui che ha le rovine di Varsavia, ecco voglio dire, non so, noi ne, avevamo, ne abbiamo avute due, sono state fulminate, ma questo non è da meno, perché questo è il negativo di, in composizione di grande espressionismo astratto, di grande apporto materico, in questo caso si può dire, perché sono sabbie, sono terre, fluorescenti, magnetizzate, come vi posso dire, sono ma nella profondità della mente nella profondità che la mente eh, è atta a indagare, liberando l'artista stesso in una danza del gesto, del segno. Alla fine, signori, parliamo di segno e le profondità di cui parlo sono questi blu cobalto, sono queste trasparenze cromatiche, questi tocchi elegantissimi, leggerissimi, di colore cipria, vedete, di colori, sono colori turchini, questa secondo me è una visione veneziana, tanto per intenderci, no? Cioè quindi lo dovremmo vedere da questa parte, se tu lo inquadri qui dove sono io adesso, allora viene fuori, spicca tutta la fluorescenza dell'opera, vai ancora, vai ancora, ti dico io quando fermarti, vieni un po' verso di me, perfetto, ok, non so se mi spiego eh, disse il paracadute al paracadutista, per quanto, per quanto, eh, per quanto signori, che cosa vi costa telefonare e chiedere il prezzo? Ma che cosa vi costa? Per una semplice curiosità, che cosa vi costa allinearvi con noi laddove vi stiamo chiedendo un prezzo di un'ipotetica opera che magari fra un anno o due eh, decidete di ritornare a noi e quindi… Se ve l'avessimo venduta con un ricarico del 100% sarebbe improbabile poterla ritirare in permuta. No? Quindi crescete insieme a noi, prendete quest'opera, la pagate nel tempo, eh, vi accorgerete che dalla sesta o settima rata l'opera avrà già un valore diverso, poi deciderete voi in funzione della vostra situazione eh, di vita, in quel tempo presente che sarà prossimo e futuro, se. Privarvi di un'opera, noi siamo qui, siamo acquirenti della nostra opera. Mi spiego? Ecco, quindi questi sono i due grandi capolavori della serata, che in realtà sono quattro: il bianco, l'arancio, eh, il cipria che è sulla parete di qui. Non lo so, io, io mh, qui ci sono 2,40 per 50. Io onestamente, vieni Francesco, scusa eh, Riccardo. Allora, Riccardo, quella è un'opera impegnativa, quella è un'opera che non è per tutte le tasche, questa è un'opera per coloro che domani mattina si possono permettere di svegliarsi mezz'ora più tardi. Ecco, questa è un'opera costosa, ma è bella. E non è poi, non stiamo parlando di 200 mila euro. Ora, io in tutta onestà, signori, Turcato, Turcato, ci ha regalato questa misura, ma... In questo formato c'è più sacrificio che non a compiere un'opera grande. Ma Turcato per esprimersi ha bisogno del formato, capite? Cioè, Vedova per esprimere la sua collericità usando le tele e i colori come armi da combattimento contro la superficie bidimensionale, aveva bisogno. Ora a me questo quadro piace impazzire, mi piace per il Serise, per questo colore che è particolare anzi ho avuto anche un'auto di questo colore, eh, ero andato a comprarmela in Inghilterra, avevo una fidanzata di Londra e mi ha accompagnato perfino in Italia guidando l'auto, poi mi ricordo che ci hanno fermati appena, e, e io ero anche abbastanza brillo, no? mi si è avvicinato questo, le forze di loro e mi ha detto ma lei ha bevuto? Dico sì, una bottiglia di champagne prima di mettermi in viaggio, poi siamo andati a mangiare, una bottiglia di vino, di amarone, l'ammazza mazza caffè, dice vabbè ma lei mi prende in giro, dice ma lei non può guidare, dico no, guardi, così la macchina inglese ha la guida destra e sta guidando la mia fidanzata, ecco per dire, no? Allora io, io, io eh, turcato, bellissimo, è una perla, è un rubino del Siam, ma lo vedo ridotto. Io che amo l'arte, scusate... L'Alter ego, il super ego, io non va bene, non bisognerebbe mai dire. Ma personalmente amo l'arte al punto tale che di un turcato così, sì, se proprio il prezzo è ristretto, me lo compro e dico, ho un turcato, ma non me lo godo, non me lo godo. Quindi qui spendete meno in funzione del formato. Ma io per godermi un turcato, devo, devo, non so, devo avere una misura così, cioè per entrare. Nell'opera di Turcato, così come entrerei in un'opera di Rothko, o di Rothko se preferite, però diciamo che nelle alte sfere viene chiamato Rothko, no? Quando parlo di alte sfere intendo Pinol, Shafrasi, eh, Bischonberger, tutti questi grandi mercanti armeni, loro lo chiamano Rothko, no? Allora, per entrare nell'opera di Rothko devo avere una dimensione così come la dipinte Rothko, altrimenti come fa a entrare? Come fai a diventare parte integrante della sua opera e del suo pensiero? Qui sono emozioni che sono paragonabili a Kandinsky. Allora tu per avere un Kandinsky godibile devi avere un formato così. Cioè, ma non perché voglio vendere questo perché costa di più, ma se tu vuoi un assegno circolare che possa un domani muoversi anche presso le aste nazionali e internazionali. Ti presenti con un francobollo, dicono guardi scusi, lei ha frainteso, per quanto signori l'appassionato e non potendo spendere di più mi va bene anche il turcato da, da 7500 euro. Mi spiego. Ma questo, questo, quel blu che abbiamo visto, quell'omaggio, chiamiamolo omaggio San Rocco anche se non ha le banconote. E poi ci spostiamo verso questo notturno. Che è bello come un Rotco, ma è Turcato, capite? Quindi con un mercato che non è importante come quello di Rotco, con un mercato che permetterà sì ad artisti come Turcato, ad artisti come Corpora di allinearsi alle quotazioni quantomeno di Afro, di San Tommaso, di vedova. Anche questo è interessante, signori, attenzione! Sapete perché è interessante? Perché è minimale ma lo zampino di Turcato Vero lo vediamo in queste trasparenze notte-tempo e in questi rilievi scultorei che sono fatti direttamente a volo di mosca con il tubetto. L'amico Matteo. Matteo, grazie all'amico Matteo per l'opera Il fluorescente verde salvia. Grazie, complimenti, grazie infinite, merci. Allora, questo signori, che pare forse più banale è quello più concettuale, ma mi tolgo dalla scena, la mia figura non è importante, io sto cercando in, de, dignitosamente di condurre un po' la trasmissione, ho, detto, ho parlato un po' più della storia di Turcato sotto l'aspetto politico all'inizio della trasmissione, non me la sento signore, ormai la politica, il comunismo, il fascismo, il passato è passato, lo sanno anche i pomodori Riccardo, Cioè lo sanno bene i pomodori no? che il passato è passato, e allora Parliamo del nostro tempo presente, in cui presenzia un artista come Giulio Turcato e non me la sento di parlare di Dorazio, di Perilli, perché questa sera noi dobbiamo concentrarci su Giulio Turcato, un personaggio stratosferico, indelebile, incancellabile. La lista è sempre in giro. Allora, un personaggio incancellabile, scorrazziamo, scorazziamo, e poi vorrei che richiedeste in visione, signori, il bianco. Il bianco è straordinario, signori, il bianco è, è veramente bello come, come un manzoni, non so come dire, io ho visto dei caolini di manzoni, ma non ancora prisettati con le pieghe, eh, con quelle eh, eh, ridondanti forme eh, accartocciate su se stesse. Ho visto dei manzoni, signori, ma parlo degli anni Ottanta, sapete, ho fatto in tempo a vedere dei Manzoni di collezioni importanti, eh, tipo le collezioni dell'Ait, voglio dire, non so se vi dicono qualcosa. Eh, ho fatto in tempo a vedere dei lavori. Guardate, però l'ultimo Manzoni che ho visto, di la verità, eh, anzi che ho venduto, pubblicato sul primo volume dell'opera di Celant, era proprio un catrame bianco, catrame bianco. Non avevo mai visto catrame di Manzoni, me ne è capitato uno. Ma non l'ho venduto a un privato, l'ho comprato a un gallerista in Lombardia, no? Se l'è pagato anche con un po' di respiro, un po' a fiato d'occa, con un po' di tempo, ha pagato tutto. E adesso quel manzoni cosa vale? Sapete quanto l'ha pagato? 110.000 euro. Parlo, chiedo scusa, del. No, siamo già nel. 2009. Sì, l'ho venduto nel 2009. Quindi a un gallerista, pensate un pochino, a un gallerista che comprava tutti, tutti i moduli sfasati di Damai, diceva no? scusa comprati sto Manzoni, lo puoi pagare così, 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 questa è la proposta che mi hanno fatto, me lo paghi in dieci girate, quello è il tuo compro, no? Giustamente. Caro amico o ex amico. Allora, 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 io non so fare altro, signore, abbiamo mezz'ora. Abbiamo... Quello da 4,5, quindi la China su carta, vieni. Signori questo costa 4005. Certo, non è un Franz Klein, se no costerebbe già, non so, 200.000 euro per dire, no? Una chinetta, una cosa così. A me ne è capitato uno dipinto da, da Klein su un, un quotidiano e che era una protesta eh, mh, contro l'elevazione del muro di Berlino, per dire, quindi come dire... Un segno di protesta inciso così con nero, e così come molti artisti, come sull'Agile, in Arte, voglio dire, tanti artisti che hanno lavorato solo col nero, no? Ecco qua. E quindi anche Turcato, suggestionato da questa tipologia dei non colori e quindi del segno più naturale, eh, più leggibile, ma vedete che fra l'altro non è nient'altro che un ideogramma smembrato. E questo è sempre, gli nasce dalla scrittura. Signori, Tuamli cosa fa? Fa la stessa cosa. E se noi prendiamo artisti come, eh, fammene venire in mente uno, eh, che, che proprio, non so, Tancredi Parmegiani, se voi andate a vedere una primavera di Tancredi Parmegiani troverete della scrittura, perché lui prende la sua T, prende la sua R, prende una M. E crea una primavera con tre lettere dell'alfabeto. Dell ma come possibile? Guardateci attentamente, cioè, gioca proprio sulla simbologia primaria. Gli ideogrammi cinesi, gli ideogrammi giapponesi, già dal 1400, compongono la pittura informale e l'astrazione vera e propria. Prendete un artista come Mark Tobey, no? Mark Tobey. Gioca proprio su un fatto di filosofia zen, ma legata alla scrittura. Quindi questo è un bel pezzo. Cioè, è più esaustivo questo che non quel cangiante al 7500, per quanto sia bello in un color serise. Però questo è più descrittivo, è più personale, capite? Questa è, una, è un dialogo con Turcato e costa 4500 euro in quattro sul bianco e te pareva ma scusa Andrea ma questo arancio Vado questo arancio non te l'ha chiesto nessuno la di questo. Questo, arancio, questo arancio è spettacoloso spettacolare vieni pure facciamo una carelata io lo chiamo cipria va bene lo chiamo cipria Chanel questo rosa che lo trovo, lo trovo di una bellezza guardate poi onestamente anacronistico in questa, in questa cornice anacronistico Anacronos se fuori dal tempo, no? Ma è una combinazione ideale per valorizzare un dipinto che ti porta fuori dal tempo. Questo è anacronistico per l'eternità perché ogni volta che tu entri in questo dipinto tu sei in linea con l'indagine spiritualista di Turcato, così come ti trovi in linea spiritualista con dei monocromi di, 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 che ti posso dire? Ho un'opera descrittiva eh, eh, nell'intimità cinese grazie la? la porta cinese confermata? Grazie, grazie. Eh, signore e una signora? La... Anche modifica i complimenti. Allora grazie per questo capolavoro. Tieni Andrea, te la passo così non vorrei perdermi sul fattore spirituale di artisti come Mario Racetti, ad esempio, che mi coinvolge con la sua spiritualità, con la sua trasmigrazione di pensiero, di anima, nell'andare a indagare il nuovo mondo, perché questo è il nuovo mondo di Turcato, ma con le radici solide legate alla percezione, alla fine di che cosa? Del segno, di una scrittura, primo mezzo di comunicazione fra eh, eh, chi popola la terra, no? attraverso una simbologia. Questo, quindi questo diventa per Turcato... Un aspetto simbolico eh, permanente, ecco perché è dignitosamente incorniciato in una macchina del tempo come una cornice d'altra epoca. Questa non è sbagliata, questo va benissimo. La combinazione anacronistica eh, di opera eterna moneta due facce per il tempo presente per l'eternità ci sta. Ecco, ora lo vedete nudo così sulla scheda. Quanto più bello è con quella cornice? Perché è una porta del tempo, signori. La macchina del tempo siamo noi, la nostra mente, ma sulla supposizione del tempo nella consapevolezza dell'eternità del tempo. Ecco perché Turcato ha dipinto questo Cipria. Io lo chiamo Cipria perché è, è bello come un incarnato di una donna ed è bello come il volto di una donna che ha un tocco leggero di cipria. Cioè, quindi un quadro che trovo sensuale perfino Vuol dire sì. Cioè se io avessi questo quadro in casa è come se avessi un indumento femminile sparso per la casa. La stessa cosa. È un quadro sensuale. Il bianco sono in quattro persone, chiedo scusa, vieni pure Riccardo, facciamo vedere ancora quella, quelle ore blu della notte dove non c'è una luna, dove c'è un dialogo con il cielo e un dialogo con la terra in, queste, in questa visione di spazi terrestri e di spazi aerei. Sì, dobbiamo correre sul bianco, Riccardo, perdonami, perché è molto richiesto. Beh, già che siamo di passaggio, facciamo vedere questa grande tela, 80 per un metro, no? Bella, 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 bella. Bella, 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 bella. Bella se penso a Kandinsky, bella se penso all'invenzione degli insetti di Turcato, eh, bella se penso alle scritture orientali, no? vedete queste sono chiavi proprio di, eh, di, di, di pitture, di, di, di visioni della grafia orientale legata ai temi di taoismo, di buddismo, di confucianesimo, di comunicazione comunque, no? E questi... All'amica Vittoria. All'amica Vittoria? Ah, l'ha preso, io penso che l'ho anche denigrato un pochino, perché ho detto, però insomma, uno prende quello che può, no? A quel prezzo, grazie all'amica Vittoria, grazie di cuore. Ecco, poi, eh, beh, una che si chiama Vittoria ha già vinto, eh, ragazzi, non scherziamo, perché Vittoria è... Ah sì, sono contento, grazie Vittoria, una rosa virtuale. Eh, quindi questo è un quadro molto complesso, molto materico fra l'altro, qui possiamo parlare di materia. Eh, qui ci sono i principi della, della terra, della sabbia, come nella pittura analitica il sale, eh, voglio dire, come fatto di, 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 di comunicazione della verità, dell'amicizia. Tu scambi sale e olio con qualcuno, stai scambiando l'amicizia, eh, è una consacrazione. Ti regalano una bottiglia d'olio, ti hanno consacrato. Cioè, è, è, un, è un bellissimo dono nella vita ricevere dell'olio e anche del sale, no? Allora, ehm, Perdonami, andiamo sul bianco a questo punto sul quale forse ci sarebbe da spronare queste persone che hanno telefonato. Un po' di riflessione, dai. Un po' di riflessione. Adesso caldo però, però a me tocca mettere il gilet per mettere il microfono nel taschino del gilet, perché sennò no mi, <ride> mi, se no mi cade sempre per terra, capisci? E allora, però mi verrà comodo per quando usciamo. Signori, facciamo parlare l'opera, va bene? Sto tacito per un po'. Ad esempio, avete un, un fontana minore rispetto all'idropittura, un, un fontana minore rispetto a un cratere e magari avete una sorta di tecnica mista, un manifesto, un abiro. Ecco che Turcato, ma perfino davanti... Perfino accanto a un rosso di fontana ci sta bene questo turcato, un taglio rosso con questo turcato vicino. Voi direte ma sei pazzo, io ho un fontana, burri, manzoni e ci metto turcato. Allora sei solo un megalomane, sei solo uno che ringraziando il cielo hai avuto la possibilità di comprare le grandi opere eh, ricamente... Eh, pagate giustamente perché costano un mare di soldi, però non sei un vero amante dell'arte, perché qui sei in un contesto di un artista che nasce nel 12, no? quindi pochi anni dopo Fontana, o oh, parliamoci chiaro, cioè 13 anni dopo, tanto per intenderci, e rispetto a Fontana la storia non è poi cambiata di molto, eccetto che Fontana ha vissuto... Gli albori della prima guerra mondiale da ragazzino, no? E lui probabilmente aveva tre anni, quattro anni, e quindi si è salvato fra Mantova, Venezia. I genitori di Turcato, fra l'altro, erano anche delle persone in vista. Il padre era un direttore del monopolio di Stato in quella di, 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 di Mantova, ma il padre e la madre di Turcato, che comunque. Erano di origine veneziana, fra l'altro, no? e poi si sono ritrasferiti a Venezia. Hanno iniziato tutto un percorso straordinario, ma questo è anche dovuto agli spostamenti a causa della guerra, eccetera, eccetera. Cioè, quindi, c'è tutta un'instabilità che dai primi del Novecento attraversa, carezza tutto il Novecento. Era commissario del Regio Deposito dei Monopoli di Sali e Tabacchi, il padre di Turcato, no? quindi la madre era Margherita Sartorelli, comunque entrambi originari di Venezia. Per dire, ecco perché eh, l'essere veneziano per Turcato è solo un fatto inconsapevole già contenuto nel suo DNA. Allora Venezia, signori, che da sempre è capitale di grandi, di grandi commerci dell'arte, signori. Quando pensiamo a Venezia, ma dobbiamo andare indietro di secoli, dobbiamo pensare ai vedutisti, non so, ma a parte eh, voglio dire il Canaletto, no? suo padre, Antonio Canal, il Cimaroli, eh, parliamo di, non so, eh, di Michele Marieschi. Eh, parliamo che poi morì ehm, la vedova Marieschi addirittura sposò un allievo del Marieschi, quindi Francesco Albotto che morì pure lui, no? era una vedova nera cioè, ma non, andiamo oltre il vedutismo andiamo, non so, a Giorgione, andiamo al Tintoretto andiamo a tutti questi grandi pittori veneziani di cui ma andiamo ancora prima, andiamo a Marco Polo andiamo al tesoro di San Marco signori, cioè andiamo agli antipodi del commercio veneziano, no? Ma che si è sempre basato sulla grande arte. E che cosa ha insegnato Venezia agli artisti? Ha insegnato la, ad essere cosmopoliti, ha insegnato ad integrare le culture attraverso l'arte, perché Venezia commerciava con i turchi, no? Allora, signori. Quindi, nessuno può. Mettere in discussione il fatto di essere veneziano per elezione a Giulio Turcardo, anche se nato a Mantova. Questo è un capolavoro che destinato, ma io, magari io non ci sarò più, ma se l'umanità non viene distrutta per volere o per mano di qualcuno che si sente onnipotente e quindi nulla più ha valore, questo è un quadro destinato a costare. Tanto, tanto, tanto. Ma non solo questo, tutti turcato. Quindi non abbiate timori di consacrare carta moneta che magari avete lì custodito eh, cercando magari di, 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 di credere in quella moneta. No, signori, è carta, è semplicemente carta, ben eh, eh, decorata, ben architettata. Eh, ben ostentatrice ma vale come la carta igienica. La stessa cosa, da un giorno con l'altro può valere come la carta igienica. Poi il mio amico industriale che ha la fabbrica, fabbrica carta igienica e fazzolettini di carta, perché dice che piangono tutti, dice io sto incrementando la produzione di fazzolettini di carta. Il mondo va rotoli, ho doppi consumi di carta igienica, voglio dire, l'arte quantomeno ci preserva da un totale fallimento, perché tutti quelli che sono falliti e non voglio fare i nomi delle banche, quantomeno avevano una riserva aurea. Vabbè, l'oro è appannaggio del Vaticano, voglio dire, no? Cioè, eh, a proposito di ladri oggi mi sono seduto da, davanti all'avvocato e solo per sedermi in 400 euro. Solo per sederti davanti all'avvocato 400 euro. Beh, insomma, se vai dal mio, che è un principe del foro... Io ho 3-4 avvocati, anzi per la, per la verità ne ho di più. Ma se vai a Bologna dal mio, eh, io ho avuto avvocati per ogni ragione, no? ma il migliore è stato il mio avvocato divorzista, perché ha perfino il cognome, cara Mori. <ride> cioè, però a Milano saluto l'amico Stefano se fossi in ascolto, è uno dei, dei, degli avvocati. Cioè io ho gli avvocati che insegnano nell'università. Quindi non lamentarti dei 400 euro e ricorda che gli avvocati vanno pagati, sai? Cioè togliersi l'illusione che l'avvocato non lo paghi, l'avvocato va pagato, c'è niente da fare. Eh, il commercialista è, è tremendo, no? Ci sono dei gatti che quando entra il commercialista in casa i gatti tirano sul pelo, no? cioè, bisogna stare attenti a quelli. Allora sto scherzando naturalmente, Andrea mi dà lo spunto e io scherzo. La barzelletta dell'ingegnere l'ho già raccontata, no? Giusto, quella famosa sugli, sugli ingegneri e sugli architetti. Oh, ma che è che, che? Dormiamo, ma non chiama nessuno. Cioè, erano in quattro, che è successo? C'è cioè, la moglie che vi sta tostando? No, non, non teniamo qui. Certo, avete ragione, sì. ognuno la pensa come vuole. Bel capolavoro, signori, date spazio alle donne, eh, le donne oggi comandano. Le donne più costano e più sono importanti, io la penso così. Ormai la Vincenzona che dice no, per favore non spendere, basta, non affascina l'uomo. L'uomo ha bisogno di sentirsi partecipe per, fino anche al punto di andare a rubare per una bella donna. Ne vale sempre la pena. Una c'è un'altra conferma in campo? Sì, allora una panoramica, c'è un'altra conferma, mi fa piacere, non so quale. Per l'amico Francesco, Francesco, che ringrazio anticipatamente, non so qual è l'opera Andrea. Ne, porto due in visione perché è incerto perché... ne porti due in visione, quindi le lasciamo in parete. Allora, una delle due le conferma, ringrazio l'amico Francesco. Fra l'arancio e la blu le vediamo tutte e due, allora um, lasciamo il bianco. Ma questo bianco non è che è esposto male Andrea, non so. Io ho un problema, un'oculopatia a questo momento, è, eh, non vedo in tridimensione, vedo in bidimensione come il grande Rembrandt. E quindi fra queste due ne porti due in visione o una o l'altra. No, io... <coughs> allora, lì di fronte a me c'è quell'opera fatta di collage, carte ricalcanti, carte copiative, che è un paesaggio... Smembrato, no? disintegrato, eh, diciamo piccolo. Ed è stato uno dei quadri che, a inizio trasmissione, ha preso 5-6 chiamate per la richiesta del prezzo. Immagino, no? ma non una visione per essere portato a casa senza impegno. Senza impegno. Vediamo le due opere allora in questione. Intanto ringrazio l'amico Francesco. E poi l'opera che a me piace tanto era. Questa color cipria che è incorniciata in modo particolare, ecco per dirla tutta, forse potrebbe perfino non piacere, eh, per un fatto di estetica. Mh, faccio riferimento a chi ha una casa magari ipermoderna. Ecco, noi ve la facciamo vedere così: nuda e cruda sulla scheda tecnica, l'eventuale cornice. È modificabile, tanto questa è una cornice che, anche se ci rimane, è una bella cornice, costosa, intarsiata a mano, dorata a mano, in oro zecchino. È una cornice che, secondo me, invece, questa è proprio la cornice che fa risaltare i due tempi, il passato e l'eternità, non il futuro, l'eternità, l'eternità che è data da questo sguardo di Turcato su questa superficie, su questa metamorfosi di movimenti, eh, queste forme non forme, eh, queste, questi abbozzi che tendono a diventare una forma ma in realtà sono embrioni, esattamente come nell'opera di Vassili Kandinsky. Questa è un'opera straordinaria per i cultori dell'informale perché così possiamo parlare di Turcato in quest'opera. Come una ricerca informale ma che è saldamente legata alla, alla, alla spiritualità dell'indagine dell'artista, all'andare oltre la stessa figurazione, a questo clima blando, questo clima etereo, questa che pare un ectoplasma, la formazione della vita stessa. Questo è il linguaggio di Turcato in quest'opera. È una pausa di riflessione della mente dell'artista. Ha già visto tutto. Ha vissuto anche un periodo, a parte la, la, in gioventù, quindi essersi ammalato di, 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 dei polmoni, voglio dire, una malattia che l'ha accompagnato per diverso tempo, diversi anni. Quindi, in cura, perfino in Sicilia, è andato per curarsi con l'aria buona o in quel di Venezia o in quel di Roma questa malattia che lo ha perseguitato per anni poi diciamo la lontananza da sua moglie perché poi signori per un artista che può divagare con la sua ricerca più o meno funambolica e senza magari avere l'idea di diventare un'artista sì, diciamo di un allora il blu, il, blu, il blu e il viola senza magari avere la presunzione, perché secondo me Turcato non era una rivista eh, sotto il profilo di diventare una celebrità, era un uomo riflessivo no? che comunque ha vissuto accanto anche a degli uomini di pensiero, come lo stesso Argan e tanti altri critici, no? Marchiori che era anche abbastanza esigente, per poi trovare il mentore in Lionello Venturi. No? Quindi stiamo parlando di mostri sacri che hanno costituito dei gruppi straordinari. No? Però la compagna, la donna eh, signori è un fatto ricorrente, no? c'è chi rimane vedova, chi rimane vedovo e, e stai lì a rimembrare la poltrona vuota accanto a te mentre prima avevi la possibilità di interloquire cioè anche la libertà, anche la solitudine anche l'essere singolo è una scelta che è terrificante soprattutto per un artista io credo, per un artista ancora di più perché l'artista al di là della sua esistenza eh, fisica e la sua al di là della sua creatività che lo coinvolge anima e corpo come fatto irrinunciabile del eh, rivolgersi alla pittura e poi il suo rifugio è la donna come amante, come madre, come concubina, come tutto e quando sua moglie parte per l'America per girare un altro film con Houston, Turcato comincia a bere, quindi ricasca in un periodo completamente negativo pur essendo ormai una celebrità e quindi Cercando di aborire determinati impegni perché magari il suo stato etilico non glielo permetteva, come è successo a molte celebrità anche nel mondo della musica, signori. Questo Notte Fonda qui lo trovo straordinariamente interessante. Ma non posso dire quello è bello, quello è brutto, no? Qui di brutti non ce n'è. Qui l'unico brutto è Andrea, che è alto 1,80 m, biondo, con gli occhi azzurri. Io non, non mi considero in gioco, eh, perché non, non perché sia finito, io devo ancora cominciare. Ho chiesto anche alla cartomante Riccardo, ma in amore come andrà? Mi ha detto senta signor Michele, non stia a rompere le balle tutte le settimane, quando cambia qualcosa glielo dico io. In amore come va? A cartomante Veneta in amore, eh amore 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 amore, amore tanta gente ti timori mai ciò, ha detto allora, qua il blu di Turcato un paesaggio evidentemente notturno no? vediamo l'arancio e poi andiamo a chiudere con il bianco, perché non mi par vero, non mi par vero Sai che onestamente non so. Eh, io, io, sì, sì, adesso vediamo. Adesso eh, non mi par vero. Questo è accesissimo, eh? Io, questo me lo vedo in una casa con dei divani bianchi, stupendi, qualcosa che spicca in questo modo. Lo trovo molto, molto, molto chic. Questo quadro, e questo è secondo me perfino bizantino. Io non so su quale chiudere. Quindi sul bianco ci siamo soffermati molto. Io andrei a chiudere proprio sull'opera che ha ricevuto più telefonate. Questa è la verità. Quindi Riccardo, ti chiedo ancora, abbiamo ancora un po' di minuti, rivediamoli ancora tutti, fermiamoci un attimo su quello, sulla palizzata di legno e poi chiudiamo su quello alle tue spalle, che lo trovo molto, 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 molto interessante. Ed è quello che a tutti gli effetti ha ricevuto più chiamate. È piaciuto a tutti ma non è stato confermato. Che cosa vuol dire confermare? Significa avere il privilegio dell'opzione di vedere l'opera a casa propria senza nessun tipo di impegno. L'impegno lo avete preso quando vi siete sposati, chiaro ci sia almeno un po' di intenzione, perché se ve lo dobbiamo portare in Sicilia, eh, anche noi abbiamo dei costi, no? Cioè oggi viaggiare ha comunque dei costi. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo, andiamo pure. Eh, ringrazio per quest'opera, ma davvero, un disastro stasera, li state prenotando tutti, signori, complimenti, davvero, complimenti davvero, questa è un'ottima un un scelta, grazie Andrea, quindi pilotiamo il nostro Riccardo, che è il cameraman nuovo, questo non so, forse non è piaciuto, è più in versione femminile, il piccolo lo abbiamo visto, quello, quello se me lo inquadri come prima... Sono stati un po' titubanti, ma alla fine hanno trovato l'orientamento giusto su opere importanti. Mi fa piacere, grazie davvero, complimenti. Eh, ma ve lo dico col cuore perché nobilita anche un po' la mia presenza qui, il mio lavoro. Insomma, per me è una passeggiata: è un lavoro, non è neanche un lavoro, eh, è un modo di poter uscire di casa, di stare un po' in compagnia con qualcuno e invece in casa sento il mio vicino, guardate proprio. Eh, lo so, lo so, lo so, ma io non voglio spingerlo, non voglio spingerlo, voglio che se ne rendano conto. Allora, raccontavo a un Riccardo il mio cane che la vicina di casa parla tutto il giorno con il gatto, ma sai che siamo morti dalle risate? Ha riso anche il mio cane quando glielo ho raccontato. Questo è un quadro straordinario. Probabilmente ha bisogno di una collocazione in parete. Sulla zona più chiara di casa vostra, proprio per ammortizzare la luce, affinché questo quadro possa spiccare, nell'imperare imperare attraverso questa qualità del segno, del gesto e la qualità compositiva di quest'opera, signori, che caratterizza proprio la vera firma di Turcato, il suo DNA strutturale pittorico. Capite? Qui non c'è bisogno di perizie e controperizie, un'opera d'arte la si vede dal DNA che contiene l'irrazionalità, eh, l'essere fuori centro dal ragionamento. No? Capite? Questo è il turcato con quelle basi primarie che l'hanno portato a quel costruttivismo. Ispirato alle, eh, alla realizzazione delle rovine di Varsavia, no? Quindi, ma anche l'incendio di Varsavia, che fu dipinto anche da altri pittori, per dire: questo è particolare, questo è particolare, è quello più solare, quello che si accende, è quello più fluorescente, perché qui ha giocato con la luce ascensionale. Vedete, è una luce, le pennellate stesse vanno verso l'alto, perché la luce è ascensionale. Quindi anche quello è un quadro spirituale che va a cercare altri confini. Signori io chiuderei su quest'opera che è stata quella più esposta perché l'abbiamo esposta anche in altre puntate precedenti. E questa sera io sono rimasto a 4-5 chiamate. Due minuti? Ecco, abbiamo due minuti. Quindi non capisco, questa è una delle opere più celebrate di Turcato. Pensateci, perché noi chiudiamo la trasmissione, saremo qui ancora 10 minuti un quarto d'ora. Accade che nelle repliche vengono prenotate anche delle opere, quindi non è più mia responsabilità, non me la sento di insistere più di tanto, le opere si vendono da sole. Quando sono opere non c'è neanche bisogno del presentatore, si potrebbero perfino presentare con un videocatalogo. No? Io vi ho tenuto compagnia, mi avete tenuto compagnia e veramente sono, mi sento gratificato. Anzi, sono un po' triste perché adesso me ne vado a casa a condurre la vita come tutti di segregazione e, e di tassa sull'aria con la mascherina, tutte queste storie qui, l'aver paura di andare di qui, l'aver paura perfino del de vicino di casa. Allora con l'arte evado un pochino. Questa è una delle opere più bersagliate, secondo me durerà poco. Signori, grazie. Eh, grazie a nome di tutta l'azienda, grazie a coloro che hanno prenotato le opere con le conferme e tutto quanto. E ci vediamo col sottoscritto lunedì sera. Ma domani, domani cos'è? Sabato? Domani sabato c'è Willy alle 14, poi Anna Maria alle 17, poi c'è ancora Willy domenica mattina, Anna Maria ancora alle 17 di domenica. Ho aperto le porte del nostro weekend con Arte Network. Buonanotte, buonanotte chi va a dormire e buon proseguimento di rete per chi continua con questa rete.